Allora, benvenuti a tutti, questa è l'assemblea straordinaria di Latina di Roma, convocata come sapete. Abbiamo iniziato l'assemblea, quindi magari le altre comunicazioni le fate a bassa voce in un angolo, salvo gli interventi. Allora, l'assemblea straordinaria è convocata per il raggiungimento dei requisiti previsti dallo Statuto di Radicali Italiani per l'elezione del rappresentante dell'associazione nel Comitato Nazionale di Radicali Italiani. E a questa occasione si sono aggiunte le dimissioni, sono intercorse le dimissioni del segretario Riccardo Maggi e a seguire le dimissioni di mie dal ruolo di presidente e di Veronica dal ruolo di tesoriere, quindi procederemo anche, come previsto da statuto, all'elezione dei nuovi organi. Inoltre, nella mozione generale del 16 dicembre 2012 avevamo previsto un dibattito sulle elezioni amministrative che sono appena passate e sulle iniziative presenti e future dell'associazione, e questo impegno che ci eravamo presi come assemblea, in assemblea ordinaria, era dovuto al fatto che ritenevamo necessario in qualche modo ritarare l'attività dell'associazione in base al risultato delle elezioni amministrative e anche aggiornare, se necessario, la mozione che ci eravamo dati. Quindi adesso passo alla lettura dell'ordine dei lavori, che è la versione ristampata che comincia alle 11, anche se siamo ulteriormente in ritardo sul ritardo. Quindi adesso, appena finisco di dare lettura all'ordine dei lavori, è prevista la relazione del segretario uscente, ne ha letto il consigliere comunale Riccardo Maggi, la relazione del tesoriere uscente Veronica, la votazione dell'assemblea sull'approvazione della relazione del segretario e della relazione del tesoriere. Quindi a seguire votiamo subito. Tutti quelli che hanno il cartellino arancione possono votare, ovviamente. Viene approvata se a maggioranza siamo favorevoli. Poi iniziano le iscrizioni a parlare nel dibattito generale. Alle 13.30 inizierà la presentazione delle mozioni generali e delle mozioni particolari. Sull'ordine dei lavori c'è scritto anche proposte di modifica dello statuto, questa ovviamente è nulla perché non sono previste modifiche statutarie in questa assemblea. Quindi comunque leggete anche sul regolamento modifiche statutarie, ovviamente non lo considerate perché è un refuso. Ok, alle 14.30 purtroppo andiamo lunghi, facciamo una pausa pranzo, Stefano ci ha gentilmente offerto il suo servizio in camping. Alle 15.30 riprenderà il dibattito generale, quindi col pranzo cerchiamo di tenerci leggeri, e io indicherò il termine per l'iscrizione a parlare nel dibattito generale in base all'andamento dell'assemblea. Entro le 17, in base agli iscritti che ci sono, dichiaro il numero definitivo degli iscritti presenti e il termine per la presentazione delle mozioni. Il regolamento per la presentazione delle mozioni, quindi il numero richiesto, lo trovate qui, e comunque il numero verrà dichiarato entro le 17.30, secondo di quanti siamo cambia. Dopo 60 minuti dalla presentazione delle mozioni scadono i termini per la presentazione degli emendamenti alla mozione generale. Termine del dibattito generale, e dopo abbiamo le repliche del segretario e del tesoriere al dibattito, e a seguire passiamo alla fase di votazione. Sulla mozione intanto, su eventuali mozioni particolari, e a seguire ci sarà la presentazione delle candidature a presidente, segretario e tesoriere. Dopo la presentazione segue l'accettazione delle persone che sono state proposte e segue l'elezione degli organi. Dopo la proclamazione degli eletti alle cariche statutarie, segue, quindi una fase separata, la presentazione delle candidature al rappresentante, l'accettazione delle candidature al rappresentante e a seguire l'elezione. Quindi i lavori si concludono con l'elezione del rappresentante. Do lettura anche del regolamento per la presentazione delle mozioni generali in particolare, per cui è necessaria la sottoscrizione di almeno un decimo degli iscritti registrati all'assemblea all'orario che vi dirò entro le 17.30. Ciascun iscritto può sottoscrivere una sola mozione generale.
Il numero degli iscritti registrati, il termine per il deposito delle mozioni e delle proposte delle mozioni verranno comunicate entro le ore 17.30. Per la presentazione degli emendamenti alle mozioni generali e alle mozioni particolari è necessaria la sottoscrizione di almeno un ventesimo degli iscritti registrati all'Assemblea entro le 17.30. Ciascuna mozione può essere illustrata da uno dei presentatori per non più di 5 minuti. La Presidenza apre la votazione dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto della durata di massimo 2 minuti a un iscritto a favore, uno contro e uno astenuto. Le proposte di modifica dello Statuto non sono emendabili, questo cancellate perché non ci saranno. In tutta la fase di votazione hanno diritto di voto attivo coloro che siano iscritti entro l'inizio della fase di votazione stessa. E per tutte e tre le cariche statutarie verrà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio. Poi accederanno i due candidati che nella prima votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità verrà eletto il più giovane di età. Lascio la parola dunque al segretario uscente per la sua relazione. Grazie, grazie a tutti compagni e compagni per essere venuti qui oggi. Ci abbiamo, come ha detto Luisa ora, la coincidenza di tre condizioni per l'assemblea straordinaria e appunto le mie dimissioni che sono arrivate, che ho dato, ho rimesso nelle mani del Presidente subito dopo aver accettato la candidatura al Consiglio Comunale nella lista civica per Marino. Dimissioni insomma, chi frequenta più spesso le riunioni settimanali dell'associazione sa anche il motivo per cui ho ritenuto, diciamo, fosse corretto darle, e cioè da una parte per essere più libero di fare la campagna elettorale col massimo delle energie, dall'altro perché non c'era stata una presa di posizione soggetti dell'area radicale in quanto tale in questa competizione elettorale, e quindi non volevo in alcun modo coinvolgere soggetti nazionali, io sono anche membro di direzioni di radicali italiani o territoriali radicali. L'altro requisito è appunto il raggiungimento dei 25 iscritti a radicali italiani e contemporaneamente all'associazione. E poi l'impegno che avevamo preso nell'ultima mozione generale di dicembre scorso a rivederci in un'assemblea straordinaria entro un mese dalla scadenza elettorale. Il fatto delle mie dimissioni ovviamente non ha nulla a che vedere con il giudizio politico che io do su quello che è stato l'apporto dell'associazione in questa fase, in cui abbiamo di fatto poi dei fatti. La stragrande maggioranza degli iscritti all'associazione e di chi ha sostenuto le iniziative delle associazioni intrapreso insieme la campagna elettorale, e io faccio un ringraziamento che poi spero vorremmo anche inserire nella mozione, nella nuova mozione che oggi l'Assemblea andrà ad adottare a votare, cioè un ringraziamento a tutti quelli che si sono impegnati in vario modo in questa fase elettorale, perché credo che seppure abbiamo conquistando questa postazione in Consiglio Comunale non un risultato definitivo ma un nuovo punto di partenza, perché questo sarà un nuovo strumento che noi avremo per rilanciare le iniziative radicali, i temi radicali all'interno delle istituzioni, e quindi quello che noi, e poi spero che dibattito, insomma, potremmo pure articolare come farlo, quello che dovremo fare sarà avere una postazione istituzionale con la quale servire le iniziative e gli obiettivi di lotta politica che abbiamo portato avanti in questi anni, e quindi in qualche modo moltiplicare gli strumenti a nostra disposizione. Penso anche che la mia candidatura e quella degli altri sei radicali candidati nella lista civica Marino, e ricordiamo che io non sono l'unico radicale eletto, ma è stato eletto anche Davide Tutino nel settimo municipio e con un ottimo risultato, ma comunque il
gli altri risultati sono risultati che segnano anche una capacità nostra, diciamo, di intercettare un voto amministrativo. Comunque sia, questa presenza elettorale, per come la leggo io, è stata il portato di un patrimonio di iniziativa di questa associazione non solo negli ultimi 3 anni quando io ne sono stato segretario, ma anche negli anni precedenti e nelle precedenti segreterie. A un certo punto noi l'anno scorso abbiamo creduto che proprio per rilanciare quegli obiettivi e quelle battaglie fosse necessario fare un salto e quindi sempre nell'ambito dell'utilizzo delle iniziative popolari tentare di fare un referendum cittadino, che era una cosa estremamente ambiziosa perché nessuno mai lo aveva fatto prima, se non nel 96 o nel 98, non mi ricordo, era stato tentato un referendum comunale sulla centrale del latte, sulla dismissione della centrale del latte. Non era mai stato fatto perché l'obiettivo delle 50.000 firme è oggettivamente proibitivo in termini di proporzione col corpo elettorale cittadino. Quando abbiamo deciso di farlo, noi come associazione, sostenendo l'iniziativa di Roma si muove l'estate scorsa, era rischioso, diciamo, era anche ambizioso, ma significava voler utilizzare uno strumento perché vedevamo che anche rispetto alle delibere di iniziativa popolare c'era poi un'estrema difficoltà una volta depositate a farle calendarizzare, quindi utilizzare uno strumento più forte che chiamasse direttamente i cittadini romani a esprimersi se ci fossimo riusciti, o che comunque provasse a creare un dibattito in città su quei temi centrali per il governo della città, che sono i temi poi referendari che conoscete da troppi anni, da troppi decenni in realtà, da moltissime amministrazioni trascurate dalla classe dirigente, trascurate dalle amministrazioni comunali, trascurate dal consiglio comunale e quindi tenute fuori dal dibattito cittadino. No, quella iniziativa non è riuscita nello scopo di centrare le 50.000 firme, ma ha prodotto poi una serie di iniziative nostre conseguenti, perché non ci siamo rassegnati una volta non ottenuto l'obiettivo numerico delle 50.000 firme, ma siamo intervenuti, come voi sapete, su due direzioni. Una, quella rispetto allo statuto, quindi abbiamo saputo inserirci nel momento, diciamo così, costituente del Comune di Roma, in cui veniva riformato, riscritto lo statuto, ottenendo una conquista che non è solo per noi, ma è per tutti i cittadini che vogliano poi attivare gli strumenti di partecipazione, quindi la diminuzione delle firme necessarie, arrivando all'1% della popolazione residente, quindi arrivando dalle 50.000 a circa 29.000 firme, quindi rendendo effettivamente praticabile la strada dei referendum a livello cittadino, e dall'altra parte rilanciando su quei temi lì, dopo aver ottenuto questa cosa, con i 5 quesiti di Roma Libera Tutti. Su questa base, da questa base qui, si è sviluppata la possibilità, quindi per niente prevedibile fino a pochi mesi fa, in realtà per niente prevedibile fino a 10 giorni prima del deposito delle liste, di una nostra presenza con la modalità che poi si è determinata a queste elezioni amministrative. Questo lo dico perché, come metodo, io sono convinto che questo risultato che abbiamo ottenuto sia il risultato della durata delle iniziative di questa associazione, della durata della produzione, diciamo, di iniziativa politica, e spesso nel corso degli anni ci abbiamo avuto la sensazione che molte cose che abbiamo fatto fossero estremamente piccole, quasi invisibili, cioè quasi conosciute solamente da quelli che le facevano qui. E invece negli ultimi mesi ci siamo accorti, proprio perché abbiamo azzeccato 2 o 3 mosse, che su questi temi
noi sì, eravamo isolati nell'azione politica, eravamo isolati rispetto al resto delle forze politiche, diciamo, e della classe politica o della classe dirigente della città. Ma c'era una potenzialità di riconoscimento da parte di una grande quantità di cittadini, sia individui sia di cittadini organizzati in comitati tematici, comitati di quartiere. C'era quasi la necessità da parte loro di poterci vedere e di poterci riconoscere e quindi di aderire a queste iniziative e magari poi di poterlo fare anche al momento del voto. Tanto che una delle cose che a me mi ha chiaramente fatto più piacere, ve l'ho detto ma ci tengo a ridirlo pure qui, è di la grande quantità di messaggi di persone sconosciute che dicono: beh, io non avrei saputo per chi votare se non ci fosse stati voi candidati in queste elezioni comunali. Quindi, al di là della difficoltà che si trova anche ad uscire sui giornali, ad avere semplicemente la citazione su una iniziativa che viene fatta, possiamo avere la fiducia del fatto che c'è una richiesta, cioè c'è nell'ambito cittadino e anche oltre, e evidentemente c'è una richiesta da parte dei cittadini per un certo modo, un certo metodo di fare iniziativa politica e per certi temi. E qua c'è anche un'altra cosa da dire: noi poi ora a brevissimo lo faremo, perché dobbiamo farlo per legge, ma perché comunque lo faremo anche in maniera pubblica online, di dire quanto noi abbiamo speso per la campagna elettorale. Cioè, noi abbiamo speso, ora non lo so esattamente, ma qualcosa nell'ordine dei 3.000 euro complessivamente per tutti e 7 i candidati, che sono suddivisi tra spese di tipografia che sono sui 1.200 euro per tutti e 7 i candidati, spese di sostanzialmente di pubblicità su Facebook che è un altro migliaio di euro, e qualcos'altro della spedizione postale cartacea a un indirizzario. Le cifre che vengono spese solitamente da chi poi viene eletto al Consiglio Comunale sono almeno per chi spende di meno di 10 volte tanto, e in alcuni casi arriviamo pure a 30-40 volte tanto per le spese elettorali. Questo per dire che siamo riusciti poi anche per una combinazione fortunata, ma che non è casuale, di ingredienti, a avere spontaneamente la formazione di una specie di comitato elettorale estremamente sgangherato nelle modalità in cui lavorava, quindi caotico fino all'inverosimile, ma con una capacità di produrre idee, di produrre iniziative tali per cui ci siamo ritrovati appunto a conquistare la postazione del Consiglio Comunale e a conquistarne un'altra in un municipio. A dicembre scorso, nell'ultima assemblea ordinaria, io avevo fatto la relazione riprendendo la mozione generale della precedente assemblea, punto per punto, e come dire, vedendo che cosa di quella mozione generale nel corso dell'anno avevamo fatto e che cosa dovevamo proseguire, in modo che questo fosse un metodo anche poi per la scrittura della successiva mozione. Io rapidamente farei la stessa cosa, perché questa è una cosa che ci permette poi anche di mettere il dibattito su un binario, diciamo, molto concreto. E noi nell'ultima mozione, quella di dicembre del 2012, quella per l'anno 2013, ci proponevamo il rilancio dei contenuti referendari anche attraverso proposte di delibera, e questo ora è una cosa che noi potremmo fare con un ulteriore strumento, cioè che è quello della delibera consiliare, rispetto alla quale, questo diciamo è la mia opinione, poi, rispetto alla quale si può in determinati momenti decidere di riattivare l'iniziativa popolare laddove serva all'iniziativa consiliare un supporto maggiore di quello che magari un
un singolo consigliere, per quanto di maggioranza, può riuscire a fare nella dinamica, diciamo, di tutta la maggioranza, che è estremamente composita. Poi magari anche su quello interessa sapere come la vedete, perché, e quindi ci riproponevamo la calendarizzazione delle delibere di iniziativa popolare per il riconoscimento dell'unione civile e per l'istituzione del registro dei testamenti biologici. Lo sappiamo, sono due delibere che stanno lì sospese con circa 20.000 firme di cittadini romani. Quella del quella sul testamento biologico sta lì appesa e sospesa dal 2009, in realtà dal 2012 c'è anche quella per le unioni civili. E anche in questo senso, anche in attuazione di questo proposito, la possibilità di intervenire dall'interno del Consiglio apre tutta una nuova gamma di strumenti e anche di visibilità. La denuncia e la lotta al fenomeno delle affissioni politiche abusive, che rappresentano un grave problema di illegalità e di evasione fiscale da parte dei partiti ai danni della collettività. Beh, noi su questo siamo riusciti ad ottenere, perché non c'è stata solo la capacità di comunicarlo, ma abbiamo fatto una serie di atti di denunce, diciamo, che vanno dalla denuncia alla Procura, alla Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza. Comunque sia, adesso fa parte più del senso comune cittadino questo tema qui. Cioè, fino a un paio d'anni fa eravamo solo noi a parlare di questo, ora c'è un'attenzione da parte di, non solo grazie all'attività anche di molti comitati che ci sono, ma da parte di una fetta di elettorato consistente, tale per cui sono molti candidati che ormai considerano che non convenga più fare affissioni politiche abusive, perché è più la parte controproducente che si ottiene, e quindi poi tutta una serie di sputtanamento che avviene online per chi ancora utilizza questo strumento. E comunque possiamo dire che il candidato che ora è eletto sindaco, il nuovo sindaco di Roma, nella sua campagna elettorale non ha, come lui come comitato per il candidato per il Marino sindaco, non ha fatto affissioni politiche abusive sugli spazi comunali. Sugli spazi elettorali c'è stato un po' il far west, come sempre, sugli spazi comunali si è tenuto, cosa che invece non è successa negli ultimi giorni, proprio di giorni scorsi, quando sono state fatte le affissioni per il ringraziamento. E io questo me la spiego, perché queste seconde affissioni credo che non siano state fatte dal Comitato di Marino, ma dal Partito Democratico, che invece ha sistematicamente, in tutta la campagna elettorale, i vari candidati del Partito Democratico hanno fatto come hanno sempre fatto, cioè hanno occupato indiscriminatamente tutti gli spazi, quelli comunali, quelli elettorali, quelli assegnati a loro, quelli assegnati agli altri. E quindi però, come dire, dei passi avanti si sono fatti, e anche qui ci dovremo tornare. Poi c'è una questione che adesso tornerà molto d'attualità, perché tra un mese si dovrà discutere e approvare Consiglio Comunale il bilancio di Roma. Ovviamente noi in quella sede avremo modo di rilanciare la richiesta di trasparenza e di legalità per quanto riguarda la gestione del Comune di Roma, non solo corrente ma tutto quello che è il pregresso. E in particolare c'è anche una questione enorme di cui ci siamo occupati negli anni scorsi e che avremo la possibilità di mettere in luce, quello che è scoppiato alla Regione Lazio con lo scandalo tirato fuori grazie all'iniziativa del gruppo radicale dei consiglieri radicali Rosso di Vita e Berardo, cioè quella che era la prassi della gestione dei fondi ai gruppi consigliari. A livello comunale avviene in un'altra forma, in un altro modo, perché non c'è un finanziamento diretto che viene fatto ai gruppi consigliari, ma c'è una modalità di finanziamento alla politica che tutti conoscono, che raramente, diciamo, viene denunciata anche sui giornali, e che però di fatto è unanimemente accettata, ed è quella che viene chiamata la manovrina d'aula. La manovrina d'aula è un modo per cui
sostanzialmente al momento dell'approvazione del bilancio si riconosce ad ogni consigliere di maggioranza e di opposizione con una quota più o meno fissata, prefissata, una quantità di fondi che vengono assegnati facendoli passare attraverso dei progetti che di carattere magari non so, culturale o sportivo, e che però fanno capo al singolo consigliere. Quindi sostanzialmente è una modalità, una prassi per occultare un finanziamento alla politica che passa attraverso una serie di emendamenti che vengono poi dopo, quando si trova la quadra e l'accordo generale, unanimemente approvati e che consentono, guarda caso sempre, anche di superare ad esempio l'ostruzionismo dell'opposizione sulla manovra più generale del bilancio. E questo sarà un passaggio grosso, perché sarà anche un passaggio per capire quanto il nuovo sindaco abbia la capacità rispetto al consiglio e rispetto alla propria maggioranza in consiglio di effettivamente liberare Roma, o comunque liberarla in modo serio e profondo da una serie di prassi consolidate all'interno della politica romana. E quindi pure su questo io penso che dovremo andarci seriamente, andarci pesante, e su questo servirà non solo la postazione all'interno del Consiglio, servirà anche una capacità di mobilitazione, perché è uno di quei temi non facili da far uscire, non facili da far passare, perché è uno di quei temi che riguardano in modo trasversale e in modo, come dire, complice tutta quanta la classe dirigente cittadina. E poi gli altri impegni che ci eravamo presi nella mozione erano il sostenere col massimo dell'impegno le scelte che il Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito e i propri soggetti costituenti compiranno a livello nazionale e locale in vista della prossima scadenza elettorale, e si parlava della scadenza elettorale delle regionali e delle politiche, che era quella già prevista, se la scelta sarà unitaria e si esprimerà con una lista. Questo è quello che noi abbiamo fatto nel mese di febbraio, quando c'è stata la presentazione della lista Amnistia, Giustizia e Libertà, e che abbiamo fatto con un ruolo di militanza a livello cittadino che ha consentito il deposito delle liste. A me mi rimane solamente una precisazione che non ho mai avuto modo di fare pubblicamente, perché questa appunto ci è stato rivolto in una riunione in cui io non sono stato invitato e in tutte quelle successive non sono stato invitato, e cioè l'appunto sollevato a Radicali Roma esplicitamente dal tesoriere del Partito Radicale, dicendo che noi non avremmo collaborato alla raccolta delle firme per il deposito della lista Amnistia, Giustizia e Libertà. Questo io lo dico, diciamo, qua, che rimane anche registrato, è falso, e noi non solo abbiamo contribuito, ma abbiamo contribuito in maniera fondamentale con i tavoli, e continuando a fare i tavoli anche nel momento in cui alcuni di noi, candidati e non condividevano la scelta fatta in corso di apparentamento tecnico con Storace, e quindi quei 2 o 3 giorni in cui questa ipotesi, questa opzione è rimasta in piedi. E questo, insomma, ci tengo a dirlo, perché per noi era anche in quel caso l'attuazione di un impegno preso nella nostra mozione di 3 mesi prima. E poi ci impegnavamo a fare un dibattito, e quindi un'assemblea straordinaria entro un mese dalla scadenza delle amministrative, ed è quello che stiamo facendo, e a raccogliere il contributo del Comitato Amianto Velodromo con l'impegno a sostenere la verità che porti alla luce la responsabilità del danno biologico procurato alla popolazione residente. E questo è quello che abbiamo fatto con la costituzione di parte civile, ottenendo la costituzione di parte civile del Comune di Roma con lo strumento dell'azione popolare, cioè io mi sono costituito parte civile attivando l'azione popolare, e nell'ultima udienza che c'è stata alla fine di aprile, 20 aprile, 21 aprile, il giudice ha ammesso la costituzione di parte civile del Comune di Roma rappresentato da me
e quindi abbiamo già ottenuto così un risultato, cioè abbiamo ottenuto che il Comune di Roma adesso sia parte civile a fianco dei cittadini, a fianco delle associazioni che si sono costituite in quel processo. Tra l'altro la difesa, in quel caso la difesa del dirigente comunale, che è l'unico imputato per disastro colposo nel processo, aveva chiesto esplicitamente l'esclusione del Comune di Roma, che evidentemente veniva vista come ingombrante, che il processo adesso si è allargato molto, ci sono molte parti civili, associazioni nazionali, osservatori amianto, e quindi sta diventando un processo grosso. Il fatto che ci sia il Comune all'interno come parte civile, come dire, intanto è un ottimo risultato. Ora vedremo se, io più volte ho rivolto questa richiesta a Ignazio Marino, se lui, a differenza di quello che ha fatto Alemanno fin qui, intenda subentrare, quindi far uscire, metta al processo e subentrare con l'avvocatura del Comune, quindi formalmente come Roma Capitale all'interno del processo. Io penso che sia un atto dovuto, perché tra l'altro quello è un processo che vuole semplicemente, vabbè, come tutti i processi, appurare la verità di un fatto che è avvenuto indubitabilmente e verificare se Roma Capitale nella demolizione del velodromo ha di fatto messo in pericolo la vita di migliaia di cittadini che vivono lì intorno e non solo, perché poi le potenzialità da un punto di vista del disastro sono enormi per la diffusione dell'amianto che c'è stata nell'esplosione. Questo era quello che noi ci proponevamo a dicembre. Io credo che sono passati 5-6 mesi, ma siamo stati perfettamente nella linea, nell'esecuzione di ognuno degli obiettivi che ci eravamo dati, anche riuscendo poi in corsa ad adattarli alle condizioni politiche generali come erano mutate, e quindi poi anche a riuscire a ottenere questo ulteriore risultato dal punto di vista elettorale, che noi non potevamo chiaramente prevedere, ma che è perfettamente in linea con gli obiettivi politici che noi ci eravamo dati. Per quanto riguarda i mesi che ci abbiamo davanti, perché in realtà questa è un'assemblea straordinaria che quindi cade a metà, diciamo, dell'anno politico, e quindi ce ne sarà comunque una, quella ordinaria, che per statuto si deve fare nelle prime due settimane di dicembre. La mia lettura è che in questo momento, con la campagna referendaria enorme, con i 12 quesiti, oggi c'è l'assemblea a Napoli di lancio, diciamo, dei 6 quesiti sulla giustizia, gli altri sono già 2 settimane sugli altri 6 che siamo, quelli della campagna, diciamo, denominata Cambiamo Noi, sono già 2 settimane che stiamo raccogliendo le firme, e in più c'è la campagna nazionale sulla legge di iniziativa popolare sull'eutanasia, e in più ci sono i nostri referendum Roma Libera Tutti, che sono in cantiere, che sono nella fase di deposito delle 1000 firme per avviare il procedimento referendario a livello comunale. Quindi diciamo che, anche perché nel nostro dibattito interno di associazione, in quello che poi noi avevamo portato negli ultimi comitati di Radicali Italiani, il contributo nostro mi sembra che era stato da parte di tutti nella direzione proprio di rilanciare l'utilizzo dello strumento referendario e di rilanciarlo proprio su quei temi che ora sono stati messi in campo con dei quesiti che condividiamo largamente. Questi 6 mesi di attività dell'associazione dovrebbero essere tutti quanti volti a spingere su questa iniziativa qui, considerando che il fatto di aver conquistato la postazione a livello del Consiglio Comunale ci dà un grosso aiuto in termini di possibilità di autentica, che io spero il prima possibile di poterlo fare. Noi sappiamo, perché le
negli anni scorsi questo ha rappresentato, come dire, un enorme scoglio per le iniziative referendarie, anche per quelle cittadine, e anche un'enorme spesa. E adesso abbiamo questa possibilità e io spero, e ci stiamo lavorando anche, che Davide Tutino possa anche lui autenticare, ottenendo magari la vicepresidenza del consiglio del nono municipio. E quindi io questa cosa la stiamo chiedendo, investendo direttamente anche le altre liste, gli altri partiti del settimo, scusate, non del nono municipio, era ex nono e decimo, investendo anche gli altri partiti della coalizione della maggioranza, dicendogli chiaramente qual è il motivo per cui noi chiediamo questa vicepresidenza. Non è che la chiediamo perché ci interessa la vicepresidenza del municipio, la chiediamo perché crediamo che sia fondamentale anche per, politicamente, anche per quella maggioranza, avere una persona che si metta a disposizione. Così facendo lo stiamo cercando anche di creare una rete di altri autenticatori, sia quindi tutti i consiglieri comunali rieletti o neoeletti dell'Assemblea Capitolina, sia poi tutti gli altri presidenti e vicepresidenti dei consigli di municipio, e quindi fare in modo che la nostra postazione lì dentro diventi un modo per anche allargare il sostegno all'iniziativa referendaria, che già ora non è solo radicale, perché per quanto riguarda Cambiamo Noi ci sono le adesioni di una serie di soggetti, dalla CGL a SEL, a tutta un lungo elenco di soggetti associativi nazionali su quei vari temi lì. Per quanto riguarda quelli sulla giustizia sembra che ci sia un enorme interesse da parte del centrodestra, o almeno di anche formale, mi sembra di capire, e quindi magari ci sarà anche da quella parte lì una mobilitazione in termini di raccolta delle firme, considerando che pure loro hanno qualche decina di migliaia di consiglieri comunali. E quindi anche nella individuare i profili delle nuove cariche dell'associazione, secondo me dovremmo tenere presente che questo che dicevo, cioè quanto sia centrale l'iniziativa referendaria nei prossimi 4-5 mesi. Nello stesso tempo noi, come dire, uscenti, più quella che è stata nei mesi scorsi, diciamo in questi 6 mesi dall'ultima assemblea, la giunta allargata, anche questa sorta di comitato elettorale che si è formato, ci sarà e saremo presenti su questo. Però individuando 3 persone, secondo me anche nuove, nel senso che per la prima volta rivestano un ruolo nell'associazione, o anche non nuove, questo poi lo vedremo dal dibattito, si possano moltiplicare le energie in questi 6 mesi nella raccolta delle firme, ma non solo nella raccolta delle firme. Noi dovremmo proprio diventare una sorta, per come la vedo io, tramutarci per questi 6 mesi in una specie di comitato referendario che opera di più a livello cittadino. E quindi da una parte sì, l'organizzazione dei tavoli, c'è anche Veronica che nel frattempo ha assunto il ruolo di coordinatrice nazionale del referendum Cambiamo Noi, e quindi creare una sinergia per cui effettivamente queste firme riusciamo a raccoglierle, ma magari riusciamo anche a organizzare degli eventi, degli appuntamenti a livello cittadino che facciano conoscere e lancino la presenza di queste iniziative. Dico 2 parole, poi chiudo per quanto riguarda quello che sta accadendo a livello comunale in queste ore, in questi giorni. Cioè si sta formando la nuova giunta, evidentemente io non ho in questa fase, non riesco ad avere in questa fase il peso che potrebbe avere o avrebbe potuto avere una lista in quanto tale, che magari in una coalizione in base ad un accordo politico poi fa un eletto, per le modalità in cui è avvenuta la nostra candidatura e la mia presenza lì.
Ciò nonostante, quello che vedo in questi giorni è che già ci sono una serie di temi che vengono discussi, che sono i temi su cui noi abbiamo fatto maggiormente iniziativa politica negli ultimi anni. Allora, da una parte io ho già posto, quando non ho avuto modo, ma voglio farlo nei prossimi giorni ancora con maggiore forza, la questione della trasparenza, e la questione della trasparenza intanto perché, lo ricordo sempre, l'unico strumento di trasparenza che la città ha conquistato negli ultimi 5 anni, nonostante la presenza di una giunta alemanno che di questo tema se n'è completamente scordata, è lo strumento dell'anagrafe pubblica degli eletti, che lo abbiamo conquistato noi e che quindi è stato conquistato con un'iniziativa popolare, non con un'iniziativa che arrivava da una proposta all'interno del Consiglio, né dalla maggioranza né dall'opposizione, e sappiamo bene quanta fatica ci è costata, perché quella era una iniziativa che ha attraversato addirittura 3 segreterie, quindi e poi tutta una lotta durissima per ottenere la calendarizzazione e poi la, seppure parziale, attuazione. Questo non ce lo dobbiamo scordare, perché quando poi dopo uno sta lì dentro è importante che abbia presente che i compagni di opposizione, di consiglio, diciamo, i compagni, i colleghi di consiglio, sia di maggioranza che di opposizione, sono, ce ne sono tanti nuovi, ma sono in buona parte quelli lì, cioè sono quelli che non nemmeno hanno calendarizzato la delibera sulle riunioni civili depositata maggio scorso. E quindi a me, quando mi chiedono che cosa, qualcuno mi ha fatto notare che nella prima intervista dopo l'elezione, quando mi hanno chiesto alla Radio Radicale che cosa ti aspetti da questa giunta, io ho detto che non so bene che cosa aspettarmi, che è tutto da vedere, è tutto da capire. Ripeto, per esempio, il banco di prova del bilancio e della cosiddetta manovrina d'aula sarà una cosa per capire se effettivamente c'è una discontinuità rispetto a delle prassi che hanno accomunato tutte le amministrazioni negli ultimi decenni, cioè diciamo negli ultimi 15-20 anni, poi se si va prima si trova pure di peggio per certi versi. Ma... E questo lo dico perché la trasparenza, io l'ho detto, continuerò a dirlo, spero anche con un maggiore visibilità nei prossimi giorni, è un dato che meriterebbe un assessorato, ma non perché trasparenza non è solo l'accezione della possibilità dei cittadini di conoscere l'attività amministrativa e conoscere gli atti dell'amministrazione, ma per come la vediamo noi è una risorsa anche economica, e quindi è una risorsa per il tessuto produttivo della città, cioè sapere, avere continuamente un'amministrazione che produce una fotografia con dei dati di quella che è la realtà cittadina, quindi sia in termini dei servizi, di come funzionano, ma sia in termini di come vivono le persone, significa offrire anche agli operatori economici dei dati su cui possono lavorare e su cui ci può essere anche uno sviluppo dell'attività produttiva. Da questo punto di vista Roma è all'anno zero. E perché questo si possa fare serve di costruire proprio delle vere e proprie infrastrutture, che sono spesso delle infrastrutture immateriali, telematiche, ma comunque sia vanno costruite, e quindi serve l'impulso politico, e quindi servirebbe una figura che sta dietro e stimola tutti i dipartimenti, tutti gli altri assessorati nel fare questo. Io non so se questo noi riusciremo a ottenerlo e se questo sia possibile, se ci siano degli equilibri tali per cui questa cosa, però noi sicuramente lo faremo, lo diremo, lo proporremo e su questo spingeremo molto. In questo senso, 2 provvedimenti che io pensavo di a breve di proporre sono già una delibera che prenda qualche modo, ce l'avevamo detti tante volte nei mesi scorsi, avevamo pure ipotizzato di farci una delibera di iniziativa popolare in campagna elettorale, una delibera open data che quindi trasformi quella che è la legge regionale che è stata depositata proprio da Berardo e Rosso di Vita alla Regione Lazio, che è stata approvata ma non è stata ancora dalla giunta di Usabbia, dalla
amministrazione, o almeno in parte attuata, e quindi farne una delibera comunale. E un'altra cosa è una cosa su cui abbiamo discusso con Massimiliano Iervolino, che anche quella è una proposta di legge regionale, che è quella cosiddetta, diciamo, dell'anagrafe anagrafe pubblica dei rifiuti, che significa avere una dare la possibilità all'amministrazione, ai cittadini, a tutti gli operatori che possono essere interessati, di conoscere qual è la realtà, diciamo, della produzione di rifiuti a livello cittadino, vi dico, cioè, la situazione di emergenza che c'è, perché effettivamente la trasparenza anche in quel settore lì può essere alla base diciamo, dell'uscita dell'emergenza, perché nel momento in cui si conosce quali sono le varie componenti, si possono non solo fare delle politiche più logiche, più razionali, ma si possono addirittura fare dei provvedimenti preventivi che vanno sulla riduzione della produzione di rifiuti, cosa che adesso non si fa, perché quindi sugli imballaggi e tutta quella fase lì ormai si dà per scontato, quando si parla solo di differenziato, ma non si parla quasi mai di provvedimenti che intervengono prima. E questi, secondo me, potrebbero essere due provvedimenti che noi subito depositerei, proprio per marcare questa questione della trasparenza e il modo in cui può essere vista. E infine l'altra questione: ieri c'è stato il Gay Pride, oggi i giornali parlano della grande presenza di politici che si sono candidati in assenza del sindaco a fare i sindaci dei froci, come dicevamo con altri, quindi erano tutti molto, molto presenti e molto slanciati in questo ruolo. La nostra presenza lì è stata come presenza con un carro che abbiamo definito un carro ecosostenibile, perché era l'unico carro ecosostenibile, perché hanno due macchine elettriche, diciamo, una Radicali Roma, l'altra Certi Diritti, che avevano come oggetto proprio richiamare, visto che era il Roma Pride, la delibera sulle unioni civili depositata a maggio dell'anno scorso. Abbiamo fatto, pur non avendo un ufficio stampa eccetera, tutto il possibile per segnalare la nostra presenza, ma soprattutto non la nostra presenza o la mia presenza in quanto tale, ma magari la mia presenza in quanto primo firmatario dell'unico provvedimento che è stato proposto formalmente, che è rimasto agli atti del Consiglio Comunale negli ultimi 5 anni. Nonostante questa cosa tutti lo sanno, nonostante sia uscita ieri un'ANSA, nonostante appunto comunque c'eravamo, ci si vedeva, oggi sui giornali ci sono tutti altri nomi, cioè ci sono tutti i nomi degli esponenti o di quelli che già si prevede possano essere esponenti del Consiglio o della nuova giunta di Marino, che però in questi ultimi 5 anni su questo tema qui non hanno fatto assolutamente nulla. Non solo non hanno fatto nulla, ma il Partito Democratico e l'opposizione ad Alemanno non ha nemmeno ottenuto la calendarizzazione della nostra delibera. Quindi io, da questo punto di vista, intendo farmi sentire già nelle prossime ore, perché credo che sia, come dire, fatto proprio minimo di stabilire la verità dei fatti, la verità storica di quello che è successo negli ultimi 5 anni. E tra l'altro, come martedì scorso dicevamo alla riunione, c'è anche subito da rilanciare sul versante regionale, perché oggi proprio su uno di questi articoli c'è Marta Bonafoni, che io conosco perché era la mia compagna di liceo, che è stata eletta consigliere regionale nel listino di Zingaretti e che si diceva scandalizzata della mancanza della presenza di Marino. Insomma, no? E c'è tutta questa modalità ieri molto politicamente corretta, cioè ora è ripartito questo politicamente corretto di stampo, diciamo, molto del centrosinistra, è estremamente inconsistente da un punto di vista politico.
perché allora a Marta Buonafoni noi gli diremo: ma scusa, tu stai alla regione, che cosa ha fatto Zingaretti da quando è arrivato nella regione? Ah, è intervenuto sulla legge Storace famosa che noi volevamo abrogare nel 2009 col referendum, che ricordava Iervolino martedì scorso, perché è vero che viene individuato il comune come luogo, che siccome se ci si sposa al comune si fa il matrimonio civile al comune, allora si pensa al comune quando si deve fare, si pensa in generale alle unioni civili, ma in realtà siccome la modalità con cui noi pensiamo alle unioni civili ora è quella del sostegno alle nuove forme familiari, da quel punto di vista la regione può fare molto di più, sia in termini di competenza sia in termini di risorse. E quindi ora che facciamo? Cominciamo a fare dei buonisti politicamente corretti a livello comunale, magari pensando così ti mette in difficoltà Marino, e non diciamo niente a Zingaretti che ha la possibilità di farlo e di intervenire tra l'altro su una legge che era sbagliata e discriminatoria come quella fatta da Storace e chiaramente mantenuta poi dalla Polverini. Quindi questo per dire come la situazione sia complessa e non facile già da questi primi giorni, già ancora prima della formazione della giunta, per quello che si riesce a intuire. Insomma, ci sarà tanto da fare. Io mi sembra che ho detto tutto, poi in caso nella replica o nel corso del dibattito, se c'è altro da aggiungere, mi riservo di aggiungerlo. Grazie. Vabbè, passiamo adesso alla relazione di tesoreria. Prego Veronica. Buongiorno a tutti. Allora, io sono, come sapete, abbiamo rassegnato le dimissioni in seguito a un cambiamento, direi anche molto, insomma, diciamo, molto concreto nel fatto che l'elezione di Riccardo ha creato un riassetto anche dell'associazione, magari più funzionale alle iniziative in corso dell'associazione, ma anche della Decada Italiani, e quindi diciamo che abbiamo valutato che possa essere appunto funzionale cercare di mettere centrale questo referendum nazionale, che appunto, senza chiaramente trascurare quelle che sono le iniziative, come sapete, Roma Libera Tutti è in le prime per il deposito, non sono depositate, però ancora stasi, anche nell'attesa che Marino prenda delle posizioni riguardo ad attuare o meno delle proposte. E sono molto lieta, fiera di aver vestito questo ruolo di tesoreria accanto a Luisa Riccardo, e tra l'altro accanto a, insomma, ecco, visto che erano 12 anni che un radicale non entrava al comune, 16 anni, insomma, credo di aver avuto anche una contingenza fortunata, perché effettivamente non a tutti può capitare. E da un punto di vista di iscrizioni e di investimenti, gli autenticatori chiaramente sappiamo bene che sono un po' piuttosto dolenti. Avevamo circa 4.000 euro, abbiamo speso un migliaio di euro in tipografia, tra volantini, moduli, stampe, centinaia di euro per la pubblicità. Ieri abbiamo partecipato al Pride sostenendo con l'acquisto, con l'affitto di una delle due macchinine con la stampa di foto, altre centinaia di euro. Quindi abbiamo in cassa adesso 1.200-1.300 euro, che è una cifra abbastanza esigua per fare un po' qualunque cosa, di cui peraltro 900 anticipate dalla Cuscione, per cui sicuramente nel momento in cui adesso possiamo sfruttare quello che è il referendum nazionale, sia per una questione di visibilità, quindi per iniziative di autofinanziamento, per eventi. In più chiaramente dobbiamo trovare, sì, anche magari valutare insieme l'acquisto di gadget che possono anche un po' promuovere l'associazione e sfruttare quello che sarà anche la visibilità del referendum. A proposito di questo, appunto, c'era questa idea della moltiplicazione delle energie, quindi dare dei nuovi ruoli a persone che magari
sono tavoli in aria assidui, che hanno sempre partecipato e che hanno anche quell'entusiasmo che al momento è molto importante per portare avanti quello che è comunque un progetto ambizioso, perché 500.000 firme non è su tutta Italia, ma insomma Roma ha sempre un ruolo particolare in quanto è la capitale, è grande, quindi sicuramente se da qua viene un buon lavoro può servire anche di supporto alle altre città. E, niente, ci sono varie idee che ho sentito, per esempio Matteo aveva anche, diciamo, stava pensando, aveva proposto un'idea per utilizzare anche 11.000 follower, diciamo, di Roma si muove, perché pare che Roma si muove come progetto anche su internet continua a essere ogni tanto osservata, guardata. E quindi insomma, ecco, diciamo che più sinergia c'è, più coinvolgimento, più cooperazione, io appunto sto facendo il coordinamento nazionale, quindi le persone che si attivano, che magari non sanno neanche che Radicali Roma esiste, ci sono alcune persone che si avvicinano solo per il referendum, l'importanza quindi di coinvolgerle anche da chi fa i tavoli, nel coinvolgerle sia nel referendum ma anche per l'associazione, perché siamo sui 60 iscritti, che è poco, siamo a metà anno, però comunque ci sono state alcune anche diciamo, contingenze e eventi che hanno un po' allontanato le persone, altri si sono avvicinati, da Roma si muove, abbiamo avuto dei nuovi militanti molto assidui e molto funzionanti. E quindi ecco, bisogna sicuramente dare un po' questa nuova ottica, approfittando anche chiaramente della possibilità di Riccardo, che sarà un tramite diretto con le istituzioni. Questo stare sulla strada del referendum va assolutamente sfruttato in un modo appunto di presenza anche proprio sul territorio, quindi io pensavo anche sto coinvolgendo delle associazioni territoriali per il referendum, ma che chiaramente è un discorso che avevamo fatto a suo tempo sia per Roma si muove che per l'associazione, quindi associazioni territoriali di altro tipo che potrebbero entrare in collaborazione anche magari, come diceva, come Matteo dopo ci esparrà più chiaramente, anche questa idea magari dell'utilizzare Roma si muove come bacino di coordinamento, diciamo, comunque di legame tra queste associazioni che hanno comunque tutti questi vari temi e che però non collaborano mai insieme. E niente, quindi io in realtà e niente, mi auguro che questo nuovo assetto e questa, insomma, ci sia un po' di entusiasmo. L'estate sicuramente non aiuta, dobbiamo sempre a raccogliere le firme, però comunque credo che questi temi possano anche essere molto coinvolgenti, forse più anche del territoriale, perché comunque riguardano leggi nazionali, riguardano gravi lesioni dei diritti dei cittadini, che sicuramente possono essere sfruttati anche per coinvolgere appunto persone sul territorio che poi possono restare e aggiungersi alla nostra associazione. Allora, come previsto dall'ordine dei lavori, passiamo all'approvazione, alla votazione per l'approvazione della relazione. Prima del segretario, poi del tesoriere, vi chiedo di tenere a portata di mano il cartellino arancione e adesso di alzarlo in base alla vostra intenzione di voto. Allora, chi vota per l'approvazione della relazione del segretario, a favore? Giù i cartellini. A favore. Chi vota contro? Zero. Astenuti? Vabbè, riteniamo approvata all'unanimità. Chi approva la relazione del tesoriere? Bene, giù i cartellini. Chi vota contro l'approvazione della relazione di tesoreria? Nessuno. Chi si astiene? Johnny ci salva dalla Bulgaria. A maggioranza è approvata anche la relazione di tesoreria con un solo votante astenuto e tutti gli altri favorevoli.
Adesso sono aperte le iscrizioni per il dibattito generale, che potete insomma comunicarmi alzando la mano. Sono aperte le iscrizioni per il dibattito generale. Allora, la postazione è questa, perché non siamo riusciti ad attivare, quindi chi si iscrive per primo poi se lo avrà. Il scritto Alessandro Manna, sono invito qui, secondo Alessandro Capriccioli. Buongiorno a tutti, io sono un neo iscritto all'associazione e il mio intervento è una domanda, una serie di domande, con delle proposte ovviamente, però da neo iscritto vorrei che da queste nascesse un dibattito. La mia domanda è questa, dunque, un'associazione politica locale, soprattutto un'associazione politica locale romana, può avere iniziative politiche, può avere delle iniziative politiche che potremmo definire di pertinenza della direttiva nazionale? Mi spiego. I militanti e i radicali sono bravissimi a raccogliere le firme, a stare con tutti davanti la sera. Possono chiedere che, per esempio, dall'iniziativa referendaria nasca una nuova stagione politica. Il fatto che i socialisti facciano parte appunto del comitato referendario fa rinascere, fa risorgere l'idea e il sogno della rosa nel pugno o no? Ecco, un dibattito su questo è di pertinenza dei radicali italiani o i militanti che dalla mattina alla sera, non io che purtroppo in questi ultimi mesi non ci sono stato, ma chi raccoglie le firme per i referendum cittadini e per quelli nazionali, perché i 12 quesiti referendari, che io devo dire potrebbero sembrare anche dispersivi per un elettorato, per dei cittadini che in questo si vede anche dalle ultime consultazioni elettorali sono smarriti, sono completamente confusi, potrebbe essere stimolo per creare un nuovo contenitore politico-elettorale, che sia un baricentro, un'area di riferimento per i laici, per i liberali, per i socialisti, che manca nel paese, è mancato a Roma, perché i compagni radicali si sono presentati nelle liste civiche, i radicali hanno rinunciato ovviamente a presentare una lista radicale, sì. E io mi chiedo, non urge, non è urgente un dibattito su questi temi? Cioè, i temi presentati nel referendum sono temi radicali? Non credo che siano soltanto temi radicali, sono temi di tutti, sono condivisibili dai liberali, sono temi liberali, sono condivisibili dai socialisti che sono il comitato referendario. Io credo, perché ho avuto modo di contattare i socialisti, che loro vogliono partire dal referendum per fare un discorso politico più ampio. Evitiamo che i referendum sulla giustizia siano un pretesto per un'ulteriore polemica tra PDL e PD, che in questi ultimi 20 anni ha incancrenito ulteriormente l'amministrazione della giustizia in Italia. Non hanno fatto nulla. PDL a Forza Italia prima aveva promesso una rivoluzione liberale anche su questi temi, ma non ha fatto mai nulla di concreto. Queste tematiche devono essere tematiche di un nuovo raggruppamento politico. Il fatto che gli ex socialisti della PDL, i liberali della prima ora stiano appoggiando questi referendum, soprattutto quelli della giustizia che partiranno, è segno della necessità di creare una nuova area politica, di cui si sente assolutamente la mancanza. E i radicali possono essere protagonisti.
perché c'è, non è vero che non c'è, cioè c'è un problema di visibilità e di rispetto dei diritti dei media, dei radiali, questo è certo, però una capacità di proposta politica c'è, ma non vedo una capacità di avanzare, ecco, un progetto intorno su questi referendum. C'è una dispersione associativa importante, grave, pensiamo alle tre proposte di legge di iniziativa popolare sugli stessi temi portati avanti da Antigone e da altre associazioni, è forse necessario fare un dibattito per capire quali anche di questi quesiti referendari possono essere la base per un progetto politico più ampio di cui si sente assolutamente la mancanza. E il successo, secondo me, di Riccardo Maggi alle elezioni comunali è più sintomo di questo, cioè della domanda da parte dell'elettorato di un referente politico che porti avanti con chiarezza determinate battaglie che il PD per un lato e il PDR dall'altro non sono in grado di portare avanti. Ecco, volevo sapere soltanto, ecco, voi che cosa ne pensate di questi, lo chiedo a voi, ai dirigenti dell'associazione e a tutti i partecipanti, se è un'idea che può andare avanti, che può avere un seguito, seppure, ecco, bisogna fare, cioè bisogna concentrarsi solo sulle campagne, sulle iniziative, sulle lotte, senza ragionare, senza, cioè evitando di fare un dibattito, un ragionamento più ampio su quelli che sono poi gli svolti politici di queste lotte, che è un, anche un singolo così dovrebbe essere referendario, indubbiamente indubbiamente porta con sé. Grazie. Grazie mille Alessandro. E adesso è scritto a parlare l'altro Alessandro. Mi sono dimenticata di dire che il tempo previsto per gli interventi è di 10 minuti con richiamo ai 7, quindi. Io volevo fare una, cioè avrei voluto fare un altro intervento, poi invece in coda rispondo almeno per quello che mi, per quello che penso io Alessandro. Volevo ricordarci che quello che è successo in queste elezioni amministrative rispetto al primo momento che ricordo io di questa associazione, cioè rispetto a 2 anni fa, e poi ce ne sono molti che ricordano molto più indietro, rispetto a 2 anni fa era assolutamente impensabile, o almeno io non pensavo che potesse accadere, non lo pensavamo neanche in tempi molto più recenti, cioè sei o sette mesi prima che questo accadesse. Invece è successo quello che dovrebbe succedere nella politica. Io l'ho scritto pure su Facebook, sto ascoltando la relazione di Riccardo e sono stato molto colpito dal fatto che Radicali Roma penso sia l'unico organismo politico che io conosco che scrive mozioni e poi fa le cose che scrive. No, le mozioni sono scritte in modo chiaro, sintetico, e dopodiché può succedere che nell'assemblea successiva, come si prende la mozione di Radicali Roma, scorre tutti i punti e si renda conto che le cose che c'erano scritte in un modo o nell'altro le ha fatte, oppure quando non le ha fatte se ne è occupato, ha cercato di farle. No, questo in un mondo politico nazionale nel quale le mozioni dei partiti oppure le mozioni dei candidati segretari a seconda del partito a cui ci riferiamo sono piene, come dire, o di cose che non si capiscono o di cose che si capiscono e poi non si fanno. E questo è, secondo me dipende da questo, il risultato elettorale di Riccardo, ancora prima del risultato la candidatura di Riccardo e nostra, degli altri radicali dei municipi con la lista civica Marino, perché noi ci siamo candidati in un posto dove qualcuno ha guardato la roba che gli abbiamo messo sul tavolo, cioè l'iniziativa politica che effettivamente è stata svolta, che era un'iniziativa politica vera e non so chiacchiera. E in ragione di questo ha fatto questa candidatura. Dopodiché c'è stato anche il successo di questa candidatura, cioè Riccardo in Consiglio Comunale, ma la cosa che mi meraviglia viene prima, la cosa che mi meraviglia di più, cioè il fatto che noi siamo riusciti in modo conseguente rispetto all'attività che abbiamo fatto, ripeto, in 2 anni, perché io vedo da 2 anni, ma da prima, ad ottenere una candidatura che è assolutamente conseguenza dell'attività politica che abbiamo svolto e nient'altro.
Come l'abbiamo svolta da quando mi ricordo io questa attività politica? Cioè che cosa è successo in questi due anni di notevole rispetto al mondo radicale, ma non solo radicale, perché io dico radicale perché questo è il mondo che conosco, immagino che è la stessa cosa che possa declinare anche per gli altri partiti. È successo semplicemente che noi abbiamo fatto per, ripeto, due anni le cose insieme. E cioè l'evocazione del più volte sollevata nei comitati dei radicali italiani del famoso intellettuale collettivo che ogni tanto viene fuori, ecco, noi non abbiamo fatto l'intellettuale collettivo, noi abbiamo fatto l'iniziativa politica collettiva e basta, e l'abbiamo fatta sul serio, con grande fatica, perché è faticoso e ci vuole impegno per discutere le cose che si fanno, per non imporle, per pensarci, ripensarci, tornarci sopra. Non c'è stata una delle iniziative che abbiamo fatto che non abbia comportato questo metodo, sia qui nelle riunioni, sia poi, come dire, nelle riunioni di giunta, chiamiamole così, insomma in tutte le occasioni di incontro che ci abbiamo avuto, siamo stati A, sempre disponibili a cambiare idea, e B, sempre disponibili a fare la fatica di fare il giro lungo per arrivare a mettere in campo delle iniziative che fossero condivise. Condivise naturalmente non in modo pulcro, ma ampiamente condivise. Penso ai referendum Roma si muove, no? Che quando è partita l'idea qua dentro è stata salutata da applausi a scena aperta, l'abbiamo discussa, qualcuno era perplesso, ne abbiamo parlato, cioè l'abbiamo fatta nostra, abbiamo cercato poi, perché altrimenti queste cose non funzionano se non è roba tua, cioè se non è roba che hai condiviso. E allora io quello che mi auguro da questa assemblea straordinaria è che comunque se ne esca fuori con le cariche, si prosegua questo tipo di lavoro collettivo che oggi è ancora più importante, perché Riccardo Maggi al Consiglio Comunale è un'opportunità per la città intanto, ma è un'opportunità per l'associazione e allo stesso tempo l'associazione è un'opportunità per Riccardo. Ma questo tipo di nuova postazione che abbiamo noi non riusciamo a sfruttarla in nessun modo se anche in relazione a quel tipo di attività non ragioniamo così. E quindi l'invito che faccio all'assemblea oggi è di proseguire la strada faticosa, quella difficile, cioè quella di condividere tutto, anche se ci vuole qualche momento in più per farlo. E non ho da dire nient'altro su questo fatto se non questa forse è la sede per dirlo, l'avrei detto alla prossima assemblea, che per me questo anno e mezzo, questi due anni di lavoro sono stati veramente unici nel panorama radicale, cioè mai mi era capitato di poter lavorare in questo modo, anche a volte nei contrasti e nelle difficoltà, ma mai ci ho avuto la sensazione materiale che quello che stavo facendo poteva diventare qualcosa di vero, cioè che esisteva veramente, cosa che invece qua succede. E il mio intervento si fermerebbe qua se non che una micro risposta alla questione della rosa nel pugno di Alessandro, io per come la vedo io la do, ma questa è a titolo assolutamente personale. E io credo che se noi immaginiamo un partito democratico come i radicali l'hanno immaginato da qualche anno, come Marco Pannella l'ha immaginato da qualche anno, indipendentemente dal fatto che questo sia rispecchiato o non sia rispecchiato in quello che oggi si chiama Partito Democratico, che è un calderone in cui c'è un sacco di roba, ma se io dovessi immaginarlo per quello che mi evoca il nome, per quello che noi abbiamo pensato che potesse essere, credo che Riccardo Maggi nella mia immaginazione è l'esponente, il prototipo di esponente di quel Partito Democratico. E ferma restando la disponibilità mia quanto radicale a lavorare con tutti, qua ci sono state delle polemiche anche perché abbiamo invitato a parlare quelli di Casa Pound, l'assemblea, noi non abbiamo problemi a parlare con nessuno. Io credo che sarebbe una buona idea, ma naturalmente questa è una sede molto parziale, molto, molto limitata per dirlo, siamo certi noi che facciamo queste strategie di grande respiro, ma sarebbe una buona idea quella di, cioè il nostro posto secondo me è quel posto là. In prospettiva, non quel posto là come adesso, ma quel posto là come lo immagino, un partito democratico come lo immagino io. E questo accade nei fatti, nel senso che non è casuale il fatto che il referendum Roma Libera Tutti l'abbia firmato Marino,
che non l'abbia firmata Alemanno, e poi non è casuale neanche che l'abbia firmata Marino, non l'abbia firmata Gentiloni, non l'abbia firmata altri. Cioè è ovvio che secondo me c'è una convergenza con una parte del Partito Democratico, e credo che più che disegnare delle strategie, come si diceva, no? si parlava qua prima delle elezioni, uno buttava la idea di fare le coalizioni elettorali con questo o con quell'altro, poi le coalizioni elettorali si fanno nei fatti, la politica si fa nei fatti. Mi auguro che abbiamo occasione di fare insieme la politica nei fatti con una parte del Partito Democratico che possa ascoltare le nostre istanze, che possa farle proprie anche, anche nella pratica politica. Certo che non sarà facile, non sarà facile neanche con Marino, io non credo che sia facile, perché il Consiglio Comunale ci sarà una serie, la solita serie di difficoltà che Riccardo indicava, la solita serie di, come dire, di portati della partitocrazia, di quel modo di fare politica. Però nel contesto italiano come oggi, io credo che quella è per la maggior parte delle volte la sponda che noi dobbiamo utilizzare per lavorare, perché altre non ne vedo, a partire dal Movimento 5 Stelle, che sicuramente potrebbe essere un serbatoio di attività, di collaborazione importante. Ammesso e non concesso che questi si ficcano in testa che candidarsi solo per dire che una volta che si è occupata una postazione si è diversi dagli altri, e si rinuncia a un pezzo, tutto, il vitalizio, a cosa diaria, un po' poco, e che comincino a imparare a fare politica e a farla, il che significa che in qualche modo diventino un partito. Finché questi diventano un partito, secondo me non ci facciamo niente, perché loro continuano a mandare nelle istituzioni persone che nessuno ha istruito, che non hanno idea né del posto dove stanno né di quello che ci devono fare. Credo che con alcune di queste persone si riesca a parlare, si possa parlare, me lo auguro, che ci siano delle persone in gamba, credo che si possa parlare con alcune persone del PD, e francamente dall'altra parte non vedo sponde possibili proprio di nessun tipo, nonostante il fatto che questo non sia ideologico, proprio il PDL romano è quello che elegge oggi quelli che manco fanno finta di vergognarsi di non essere abusivi. Noi siamo stati un giorno di diluvio, grandi, che cascavano i tipi grossi come uova, a protestare, insomma a portare i manifesti abusivi a Tredicine, il quale è stato eletto, credo, con molte migliaia di voti, decine di migliaia di voti, e credo che interloquire con un elettore di Tredicine, andargli a raccontare che Tredicine fa i manifesti abusivi, e riceverebbe la sola risposta che questi rispondono: beh, è bella per lui, bravo, cioè, giusto che faccia i manifesti abusivi, cazzo ne frega. Cioè, questo è il livello che io percepisco nel residuo di PDL romano con cui ci troviamo a parlare, cioè che è quello di Comarici che caccia Riccardo dal Consiglio Comunale perché ha alzato la voce, e dopo, quando lo riconosce, dice che non lo caccia più, e poi dopo, quando capisce che Riccardo non se ne vuole andare, allora gli dice che non lo conosci, non te conosco, cioè è una roba veramente da Signore degli Anelli, sembra quelli che governano la terra di mezzo con tutti i cavalli di Rohan. Questo, quindi il nostro posto, secondo me, è parlare col Partito Democratico. Io francamente, per quello che conta, lo spazio per una nuova rosa nel pugno lo vedo nella misura in cui non è una roba elettorale, cioè è una collaborazione vera che si basa sull'iniziativa politica e che in qualche modo prevede la contaminazione uno dell'altro, altrimenti finisce che, come ho avuto modo di dire a qualcuno prima di questa campagna elettorale, quando ancora non si sapeva quello che avremmo fatto, significa che i voti, anziché sommarsi, secondo me finiscono per sottrarsi. Tutto qua, io auguro buon lavoro a quelli che saranno eletti alle cariche associative, saranno mesi duri di raccolta firme per i 12 referendum, perché sono 12 e perché penso che sia pure importante dire che i 6 referendum sulla giustizia, ancorché arrivati in un secondo momento da un'altra parte, da altri promotori, fanno pienamente parte del patrimonio politico radicale e bisogna sostenerli. Non ho assolutamente niente da dire politicamente su questi referendum, ineccepibili, così come trovo ineccepibili gli
gli altri 6. A questo punto sono diventati 12, abbiamo l'eutanasia legale e quindi fa 13, e poi c'è aperta ancora la questione del referendum Roma libera tutti, e sui quali credo che bisognerà fare un ragionamento, cioè credo che bisognerà metterli sul tavolo subito con Marino per capire se si riesce immediatamente a superare qualcuno di questi referendari legiferando su queste materie. Cioè, evidentemente laddove questo non dovesse essere fatto, le raccolte firme diventano 14. Quindi insomma, buon lavoro a noi, perché ci saranno da lavorare. Dico, come dico? 5, poi 5. 18. Ancora buon lavoro a tutti. Microappello, invito a dare un contributo nella misura volontaria di 5 euro per il pranzo di Vitelli, che insomma, sì, allora se Vitelli insisterà a non volerlo, andranno in fondo cassa dei radicali, Vitelli avrà probabilmente una tessera d'onore. A questo punto per il prossimo anno, però. Per il prossimo anno, forse. Fa l'appalamento. Scusate, ovviamente è un invito interrogativo. Dei soldi dagli agricoltori che precedentemente volevano partecipare a quell'iniziativa, però erano molto sfiduciati dalla campagna elettorale di Marino, adesso mi stanno ricontattando per far sì che la nostra associazione non muoia. Ho molto pubblicizzato questa cosa, che a Roma stiamo facendo questo referendum e sono sei agricoltori che stanno sembra che io poi esco da lì con la macchina piena dei prodotti, potessi andare un attimo la porzione principale, io lavoro anche quello con il controllo delle agricoltori radicali, agricoltori romani, veramente romani, che sono pochi, e che purtroppo questo sindaco ha mandato via dal mercato biologico Farmer Market, che stava a 100 gradi alla parte dietro, e quindi si trovano senza lavoro. Ce ne sono solo due la Tomas, poi dopo farò questo intervento. Grazie. Andiamo avanti con gli interventi. È iscritto Paolo Izzo, e a seguire Demetrio Pagaro e Cosette Parco. Inizierei, cioè voglio dire, siamo in una fase in cui in qualche modo stiamo tracciando tutti un semi bilancio, visto che ci troviamo proprio a metà dell'anno. E quest'anno di Radicali Roma, allora, nell'idea di intervenire stavo cercando di mettere a fuoco quali fossero delle parole, io con le parole devo sempre giocare il mio mestiere. E sul mio quaderno, adesso un po' dissociato, si alternano poesie, lettere ai giornali, racconti e temi politici. E queste tre parole, un paio le ha dette Veronica, sono entusiasmo e sinergia. Le donne dicono sempre le parole più belle. E poi c'è l'associazione Radicali Roma. Quello che ha fatto, quello che rappresenta, quello che potrà fare in termini di iniziativa politica, prima di tutto, ma anche in termini di sinergia appunto con tutte le altre associazioni della galassia. Mi soffermerei prima di tutto su questo. La sinergia, che poi va di pari passo con il dialogo, è una caratteristica radicale, o dovrebbe essere una caratteristica radicale. Nel momento in cui, come giustamente rilevava Capriccioli, noi siamo pronti al dialogo con chiunque a livello politico, qualche volta dalle nostre parti è mancato il dialogo tra di noi, cioè il dialogo interno tra le associazioni, e quando si fa chiaramente riferimento magari, ecco, al momento Storace, al momento Roma si muove, a quelle mancate a volte sinergie che hanno caratterizzato gli ultimi anni,
a me viene da dire che invece Radicali Roma non ha opposto vendicativamente un viceversa. Cioè Radicali Roma ha sempre rappresentato come associazione un anello di congiunzione tra le altre anche associazioni. Quindi noi abbiamo fatto con pari entusiasmo i tavoli di raccolta firme per Roma si muove, che partiva da Radicali Italiani ma ci coinvolgeva molto direttamente, con lo stesso identico entusiasmo, ma a volte anche con picchi maggiori, quello per l'eutanasia legale, faremo quelli che stanno, che sono in auge adesso e che sono già una risposta politica. E questo lo dico anche a Alessandro, che Alessandro Manna, che parlavo prima, e anche sul solco di quello che dice Alessandro Capriccioli invece sul fatto che noi siamo in grado di trasformare la mozione in fatti concreti, noi siamo anche in grado di veicolare una protesta in una proposta effettiva. Cioè ormai le persone sanno che se si rivolgono a noi, che sia l'amianto, che sia il PUP, come ha fatto Giuseppe Mazziotti con noi, chiunque si rivolga a noi con delle proteste effettive, noi siamo in grado in poco tempo, direi, di avanzare subito delle proposte. Questo ovviamente necessita della sinergia con gli altri, e io sono tra i primi fautori di questo, perché penso di essere stato trasversale a tutte le associazioni, per cui come giornalista ho potuto avere a che fare con Detenuto Ignoto, con l'associazione Coscioni, con qualunque soggetto della galassia abbia proposto le tematiche, proprio in virtù del fatto che queste tematiche debbano essere rilanciate. Ora io non so dove debba arrivare questo mio discorso, perché non lo so mai dei discorsi di inizio, però sicuramente deve arrivare al fatto che Radicali Roma adesso in questo momento si trova in una condizione particolare nell'essere anello di congiunzione, perché in questo momento si trova anche a essere anello di congiunzione con le istituzioni, perché la presenza di Riccardo significa anche questo, cioè noi siamo in mezzo tra la galassia radicale e le istituzioni. Solo Emma Bonino, oltre a questa posizione, in realtà ha questo ruolo in questo momento. Questo significa che non ci sarà e non ci dovrebbe essere soluzione di continuità tra il lavoro dell'Associazione Radicali Roma e il lavoro che farà Riccardo a livello istituzionale e in questo caso nel Consiglio Comunale. Questa è la cosa su cui io punterei per l'immediato futuro e nel prossimo futuro, e questo non coincide perfettamente con quella che sarà poi l'appoggio che Radicali Roma darà a tutte le iniziative referendarie che sono già partite, fino ad arrivare possibilmente al 18 referendum, anche se quelli di Roma Libera Tutti probabilmente possono beneficiare del fatto che Marino l'abbiamo conosciuto durante la nostra campagna referendaria già, e quindi la candidatura stessa è il frutto di una campagna elettorale mai esaurita all'interno di Radicali Roma. Cioè non è che noi abbiamo iniziato una campagna elettorale, e quando Riccardo giustamente richiama il fatto che si sia formato spontaneamente un comitato elettorale, così come spontaneamente si formerà il comitato per appoggio ai referendum, dice la verità, nel senso che era la continuità rispetto al lavoro che già stavamo facendo. Non si è individuata nessuna frattura tra quella che era la candidatura di Riccardo e di alcuni di noi ai municipi e il lavoro che l'associazione stava svolgendo. Non c'è stata nessuna persona che abbia potuto, tranne qualcuno, che abbia potuto stupirsi tra noi di questa legittima continuità. Ecco, io questo voglio dire. Nel futuro immediato, ma a partire dal presente appena passato, già avviato, la sinergia assoluta tra quello che sarà il lavoro di Riccardo, cioè l'appoggio nostro continuo a quello che sarà il lavoro di Riccardo là all'interno, e viceversa l'appoggio di Riccardo a tutte le iniziative di Radicali Roma, che curerà un po' la malinconia della sua rinuncia alla carica di segretario. Grazie. Grazie Paolo. Adesso Demetrio, a seguire José, Leonardo e Gio.
buongiorno a tutti. Io comincio, visto che mi è mancata l'occasione, manifestando un grande senso di gioia e soddisfazione per l'elezione di Riccardo, che veramente mi ha dato l'opportunità in queste settimane di sperimentare, fra le mille esperienze radicali fatte in questi anni, una cosa ancora tutta nuova rispetto al passato, perché è stato divertente fare questa campagna elettorale, perché avevamo, come l'ho definito scherzosamente in maniera un po' irriverente, veramente un cavallo di razza come Riccardo. E la cosa che mi è piaciuta molto di queste settimane è stato il poter dire agli amici, ai conoscenti, a quelli che minimamente ti seguono da qualche anno, poter dire di votare un radicale in quanto tale, al di là della disposizione, diciamo, logistica all'interno di una lista civica. Quindi noi tutti ci siamo candidati con Riccardo, e lui ci ha rappresentati tutti, proprio perché è forte di quelle battaglie che in questi anni sono state fatte, e non c'è stato bisogno di camuffare nulla, come invece altri sono stati costretti a fare. Per esempio, nel mio municipio alcuni candidati della lista civica avevano una storia molto camuffata e non piena di sostanza, bensì piena di clientelismo. Quindi è stato divertente, è stato esaltante, e il risultato, sul quale io nutrivo una enorme fiducia già dalle primissime ore, ha premiato la bontà di questo lavoro, anche perché non dimentichiamo che lui è sì arrivato terzo come numero di preferenze, però il primo sappiamo probabilmente perché ha fatto tutti quei voti, e la seconda, insomma, era portata da un nucleo storico, per cui io mi sento di poter dire che Riccardo è stato votato di quelli che hanno votato la lista civica, e sono straconvinto di questo. Esperienza bella questa, perché nasce, e ci tengo a sottolinearlo, da qualche anno di lavoro e dagli ultimi mesi che hanno, e questo non è un dettaglio da poco, mi dispiace essere il terzo a dirlo, ma voglio risottolinearlo ancora, da una coerenza assoluta rispetto a quella che era stata la mozione dell'associazione. Cioè, davvero Radicali Roma, una volta in più, in questo 2013 è uscita da un'assemblea in cui ha confermato Riccardo segretario, ha votato un documento che è stato pedissequamente rispettato. E questo, secondo me, è la ragione della forza di questa assemblea straordinaria, forse poco partecipata nei numeri, ma del resto siamo al 16 giugno, del resto veniamo da una campagna bella, stancante, e del resto siamo nel pieno di un'altra campagna che ci vede, per esempio, alcuni di noi a Napoli per l'evento, che sappiamo esserci in contemporanea, non in contrasto, qualcuno malevolmente, come al solito, tende a dire, ma semplicemente in contemporanea. E allora dicevo, benché poco partecipata, c'è qui tutta la sostanza di un futuro che si presenta ancora rosa. Questa è un'associazione viva, piena di energie, voglio dire, vitali, e mi piace dire anche giovani. So che Emma non gradisce molto la classificazione fra giovani e meno giovani, ecco, però io vedo dei segnali di continuità che possono essere sia a questo tavolo sia fra gli astanti, che mi fanno stare tranquillo sul fatto che Radicali Roma non finisce qui la sua corsa, ma anzi rinnova le sue energie per partire di nuovo verso nuovi obiettivi. Questa esperienza di queste settimane mi ha fatto apprezzare compagni che conoscevo molto marginalmente, ne nomino alcuni solo perché presenti. Davide, per esempio, non lo conosco fisicamente, non so se è qui tra noi, no, tu di non c'è, vabbè, comunque lo saluto quando sentirà, immagino che la cosa sia registrata. Però per esempio Paolo Izzo è stata una piacevolissima scoperta, è una persona che, oltre a presentarsi in maniera molto immediata, simpaticamente immediata, è una persona che scrive delle cose nelle quali io ogni volta dico, caspita, questo male, ma l'avrei dovuto scrivere anch'io, ma penso esattamente come lui. Così come Leonardo, che già dai mesi precedenti ha dimostrato una forza, una vitalità, una combattività che sicuramente, diciamo così, sembra attribuirgli un'età superiore ai suoi 22, cioè l'età di mio figlio, impressionante, va bene, bravo. Riccardo quindi al comune, io credo che sia una cosa foriera di
veramente grandissima, grandissima attività, come diceva Riccardo scherzando giorni fa, fino adesso abbiamo veramente scherzato, il difficile viene ora per una serie di motivi, perché gli impegni si accavalleranno, tu sarai indubbiamente subissato da mille richieste, in parte da noi, in parte da altri, alcune saranno degnissime, altre saranno da scartare, insomma, però veramente tenere la barra dritta lì in aula Giulio Cesare è più difficile che altrove, e sono convintissimo che tu lo farai al meglio. Non sono delle domande, sono delle curiosità che poi mi chiarirò strada facendo, è capire per esempio se in questi giorni c'è una qualche forma di contatto con gli altri eletti della lista civica, questa idea del chiedere, anche se non a noi o a te, ma insomma chiedere un assessorato alla trasparenza mi sembra già un ottimo esordio, veramente far capire a tutti che non si abbandona niente, ma anzi si valorizza il lavoro di questi anni. Io credo che Marino sia la persona giusta per come dire, essere sensibile a tematiche che escano un po', o comunque anche a ruoli, a figure che escano un po' fuori dagli schemi costituiti. E devo anche dire che un po' mi è dispiaciuta questa polemica del fatto che lui fosse o non fosse a Gay Pride, non lo so. Mi sembra che, come diceva giustamente mi pare Riccardo nella relazione, politicamente corretto sia un qualcosa che finalmente questo paese dovrebbe abbandonare. Noi pratichiamo l'inverso, cioè politicamente scorretto da sempre, e mi pare che i risultati alla fine ci diano ragione. Non so se è una idea o una proposta, non so se possa valere la pena. Prima Paolo diceva che Riccardo insieme a Emma sono gli unici due rappresentanti che fanno la mediazione tra l'attività militante e le istituzioni. Io però ricordo che c'è anche Silvio Viale a Torino e Marco Cappato a Milano. Il fatto che ci sia un radicale in tre tra le più grandi città del paese, secondo me una qualche forma di sinergia trasversale intercomunale potrebbe anche crearla, anche per dare un segnale, diciamo, diverso a questa galassia che vive delle fibrillazioni, che però insomma l'esperienza astrale ci insegna che non debbano necessariamente finire nell'esplosione, può essere anche che la galassia si ricompatti e trovi magari dei centri gravitazionali forse diversi o più dispersi, ma allo stesso tempo altrettanto forti, e quindi pensare a delle iniziative comuni con Silvio e Marco potrebbe dare una forza anche a iniziative che invece relegate nella semplice realtà romana potrebbero avere un valore minore e solo locale. E infine l'ultima cosa che volevo dire, fra le tante che avevo pensato, molte le ho dimenticate, magari le dirò, al mio consigliere comunale Riccardo Maggi io chiedo e offro allo stesso tempo un'esigenza che implica, come voi sapete, un mio antico pallino, una serie di ricadute molto positive per la città, cioè non abbassiamo per niente la guardia sugli asili nido, sulla grande problematica degli asili nido, che io credo che possa essere una chiave di volta di sviluppo e anche di emancipazione femminile di cui questa città ha estremo bisogno, e per risolvere l'emergenza della quale esistono delle risposte. Non è vero che bisogna accettare passivamente una situazione del genere, sono state sperimentate in tanti posti del mondo, anche qui in Italia, manteniamo il focus su quello, e se poi su questo servirà una mano, ovviamente sono a disposizione. Buon lavoro. Grazie Demetrio. Sesso. Posso dire una piccolissima cosa? Ha ragione ovviamente Demetrio sulla questione che ci sono anche Cappato e Viale, io mi riferivo a quelle ultime compagini che si sono formate a livello istituzionale e amministrativo. Grazie. Cos'è? Ci sono solo altri due iscritti a parlare, quindi se volete intervenire prima di pranzo, insomma, segnalatevi. Ok. Grazie Presidente. Una alla volta. Innanzitutto volevo dire il fatto che noi in questa riunione straordinaria non è molto partecipata, è indice del fatto, cioè è volutamente nata per un'esigenza tecnica di dare continuità ai termini perentori, e si è discusso anche nelle riunioni della Lega di Roma, come in tutto si discute
per martedì, che è una situazione molto particolare, avere un appuntamento fisso in cui si sobbarcano gli organi statutari, dare continuamente relazionare sia su quello che si è fatto, sia su quello che si fa, sia su quello che va, non va, insomma è tutto, c'è uno spazio dedicato molto importante, secondo me è anche uno dei punti di volta di questo soggetto, sono soggetti radicali che si apprende il loro funzionamento, cioè da volta con dei comuni, attraverso il comunicato del loro rappresentante legale, ma non c'è una vita, possiamo dirla, di partito un po' d'antano in cui ci si incontra, associativa, e questo è uno dei punti veramente fondamentali. Quindi sono il lavoro e l'auspicio, io ho sentito dalla tesoriera, ci sono 60 iscritti ad oggi, ma è a portata di mano ed è un dovere averne, chiudere quest'anno con il doppio e poi la prossima assemblea porsi il problema veramente di non riuscire a stare in questo salone, mitico salone, perché siamo troppi. Cioè, secondo me il punto di caduta di quello che è stato fatto, come è stato fatto, con la delizia, esperienza, non vi ripeto, ma già il fatto che una mozione snella e due paginette su sei punti ai 400%, uno che non c'era ma è 110% l'elezione, cioè il punto di caduta del rappresentante, del segretario dell'associazione che entra nell'istituzione di riferimento, cioè Radicali Roma, entra in Consiglio Comunale di Roma, forse quello che non è stato raggiunto, forse non esiste, però se c'è qualcosa che non ho raggiunto non perché non si è fatto, si è tralasciato, perché non ha fatto, poi c'è stato un punto di caduta, è una cosa particolare da segnarsi, anche di fare qualcosa di asciutto per punti e fare dei nostri documenti qualcosa poi di riscontrabile per la vita dell'associazione. Io volevo, mi sono portato un foglio, ma non c'è scritto niente, volevo fare qualche riflessione random. Completo questa della crescita numerica. La crescita numerica significa soltanto, secondo me, avverare le potenzialità che noi abbiamo, ma da cose sciocche. In questa campagna elettorale ciascuno di noi o molti di noi hanno fatto delle cene sforzandosi, anche superando quella prodiorì tutta dagli anni 90 in poi, credo, per cui tu non parli neanche con gli amici o con gli amici adulti, non parli di politica e non coinvolgi di cose politiche, perché fa quasi un po', insomma, non si usa. Ecco, se uno ha superato, ha fatto uno sforzo in questo mese e mezzo di parlare con persone che non sono radicali, non sono nel tuo giro, ecco, e casomai gli ha fatto pure riconoscere Riccardo, ora ricontattarli e stravazzare Riccardo per fare un'altra occasione in cui li si rincontra, li si risente, cioè fare della buona politica del territorio. Cioè fa un po' il classico problema del noi siamo un partito di opinione, non siamo un partito che pasce il suo consenso per poi avere in alcune sezioni punti di interesse, diciamo, chi vuole capire, capisce anche in merito all'elenco degli eletti prima di Riccardo. Però lavorare veramente con delle persone che sono, con tante persone che hanno una sfiducia totale nella politica, e dare l'esempio positivo, riavvicinarle, fare incontri e aprirci, e in questo caso secondo me poi dopo poco fai anche iscrizioni, è un punto fondamentale. Così come sono cose organizzative, ma lo sono fino a un certo punto, tutti i contatti che Riccardo svilupperà da questo momento in poi devono essere gestiti e tesorizzati perché si possa rilavorarci. Rapporto tra Radicali Roma e Consiglio Comunale. Ovviamente, mi sembra che l'abbiamo detto tutti, si marcia paralleli, poi quando sarà necessario, e sarà necessario perché Marino ha tante cose positive ma anche tanti limiti, talvolta non credo anche di coraggio, ci sarà un gioco virtuoso tra strappi in avanti della componente 100% radicale sul territorio e chi deve mediare le istituzioni, se si può lavorare bene, si può lavorare in tandem, talvolta agganciandosi, cioè nel 90% dei casi agganciandosi, e a volte invece separando per poi così colpire un minimo, cioè separare e colpire un minimo, come si fa anche troppo spesso in quest'area radicale. Altro aspetto, una cosa
e mi piace la cosa che ha fatto Demetrio con un intervento. Io chiedo una cosa al consigliere, quel mio pallino è il decoro che si coniuga poi nei manifesti e in altre cose. Secondo me qui io non so cosa dobbiamo inventarci, ma a costo di bussare, cioè fare noi le direttive per la polizia municipale, inventarci tanti piccoli meccanismi, se me si può fare tanto. Cioè, una stupidaggine, riflettevo ieri, sono centinaia di posti fissi, io ma posti fissi in cui ci sono per 8 ore al giorno i vigili, ecco, nei 100 metri da quei posti fissi la legalità dovrebbe fare 150, cioè non è possibile che mentre tu stai là c'è il posto fisso e controlli il semaforo e fai le multe alle macchine che non passano, contestualmente se ti attaccano il manifesto a 20 metri da te non esiste, abusivo non esiste, oppure se ti attaccano l'adesivo sulla tua garitta io credo che vai a multare. Ecco, non dico che l'approccio è alla Giuliani, ma gestire meglio la capacità di persone che sono sul territorio andrebbe fatto. Un'altra cosa, poi in questo momento diciamo, c'ha le fantasie, no? Diceva, vabbè, tanto lo potremmo fare. Un'altra cosa, secondo me, che sarebbe uno shock in questa città, sarebbe nome e cognome con i soggetti. Cioè, tu hai il nome e cognome all'americana, come vediamo nei telefilm, no? Ci sono gli agenti che c'è sempre scritto nome e cognome di chi sei. Poi lo responsabilizza a 3.000, è uno shock culturale per quel sindaco, lo può fare forse a fine mandato, quando sono 50.000 dipendenti comunali. Però qualsiasi soggetto che si interfaccia col cittadino dice chi è. Poi ovviamente ci saranno assicurazioni, c'è l'avvocatura del comune, c'è un sacco di cose, perché è chiaro che è un intercontenzioso. Se tu fai identificare le persone è un intercontenzioso, perché io dico con te, eccetera. Però responsabilizza anche molto. Così come sciocchezza, ma l'AMA ha dei piani per la sua organizzazione in cui sanno in che giorno quale vie vengono pulite. Se tutto questo, informazione, viene resa pubblica, per cui io, se ho interesse, vado a vedere quando è stata pulita l'ultima volta la mia via e mi dice anche casomai quali sono gli operatori che hanno pulito, non nome e cognome, ma mi dai i codici. Se me quel giorno vedo che è sporco e non è passato nessuno, oppure ancora peggio, vedo gli assembramenti di persone che chiacchierano e non lavorano, io tramite lo 07-06-06, che ecco, altra lotta, deve essere chiuso, perché una delle cose che funziona. O te lo fai direttamente online, o chiami così, oppure fai una segnalazione. Ci sono modi semplici per aumentare la capacità di esercitare la cittadinanza, sono N, senza essere troppo demagogici, uno si deve approssimare molto a questa, anche mutuando rapporti virtuosi con, cioè mezzi virtuosi con altre capitali d'Italia. Lo stesso modo, non so chi l'ha detto prima, con il rapporto con i 5 Stelle, io un po' ho conosciuto quelli in regione, probabilmente che ne conosca altri, individualmente spesso sono assolutamente molto disponibili, anzi dargli delle direttive da seguire o buone pratiche di mezzi politici anche è proficuo. Poi certo sono delle variabili, diciamo, esterne, esogene, che vanno viste, però caldeggerei anche in queste prime battute Riccardo, credo che i 5 Stelle siano comunque in opposizione. Però un conoscersi o un riconoscersi può essere assolutamente utile. Sulla vita dei radicali di Roma, io ripeto, questo qua è un passaggio di transizione. Di transizione sia perché bisogna capire a bocce ferme come cosa accade in comune, quali sono gli elementi, sia perché la campagna referendaria è un dato talmente enorme di continuità di impegno politico e anche pratico, così come ha caratterizzato per tanto tempo, non senza problemi, la raccolta firme per Roma si muove, no? C'è stato, io forse frequentavo di meno, ma c'erano due linee in cui c'era una parte radicale di Roma che diceva non dovesse essere, c'era il rischio di annullamento dell'associazione in questa iniziativa, poi abbiamo visto invece che è stato il punto di caduta per molto altro. Ecco, probabilmente in questi mesi chi si vuole mettere sulle spalle questa via associativa ha un percorso non facile, perché c'è questo impegno continuo che, detto subito, detto fra di noi, se arriva raccolta firme probabilmente arriva fino a metà settembre, minimo a fine settembre, con stanchezze che avremo tutti probabilmente,
Per cui ecco, servono profili in grado di tante cofirme ai comunicati comunali eccetera, ma poi il grosso probabilmente sarà quello referendario, quindi chi si candida oppure chi avrà l'onere o l'onore di essere candidato avrà anche soltanto l'onere, secondo me. Altro aspetto che mi stavo dimenticando, mi sono mezzo, se lo sono dimenticato, sulla sì, ma quello purtroppo l'ho appuntato, una pessima abitudine. Vabbè, per ora penso di concludere così. Grazie. Leonardo Molinari. Si prepara Johnny. Se stavolta mi sono appuntato forse qualcosa più di qualcosina, però da quando abbiamo visto i risultati delle elezioni non sono mai riuscito ad esprimere quello che insomma è il mio sentimento riguardo a quello che abbiamo fatto e a quello che quest'anno stiamo facendo, quindi diciamo che con questo intervento vorrei un po' tirare le somme di questo mio primo anno di militanza e quindi ho bisogno di un supporto un po' più solido. E innanzitutto volevo partire da ripeterci, anche se li ricordiamo tutti, i successi che abbiamo ottenuto in quest'anno, nell'ultimo anno passato. Abbiamo raccolto 40.000 firme sui referendum, abbiamo introdotto il principio di non discriminazione nel nuovo statuto di Roma Capitale, abbiamo ridotto il numero delle firme per i referendum cittadini, abbiamo depositato 5 quesiti referendari con nel comitato promotore il nuovo sindaco di Roma, abbiamo ottenuto 7 candidature radicali, abbiamo condotto una campagna elettorale senza soldi o spendendo comunque pochissimo, abbiamo ottenuto 2 eletti e questi sono tutti elementi importantissimi e grandissimi, dei risultati enormi che in pochi ambiti, soprattutto radicali, si possono vantare. E questi sono risultati dovuti a 10 anni di Radicali Roma, che è sempre stata una fabbrica di iniziative politiche importanti e soprattutto un luogo per dibattere, per imparare, per studiare, e quindi diciamo che sono risultati che secondo me devono molto alla storia di questa associazione, ma sono anche risultati che dipendono da Riccardo, che non solo è stato in grado di portare il carico di insomma, questo grande bagaglio culturale, ma è stato anche in grado di in prima persona dimostrare di essere molto preparato e di fare iniziativa politica lui stesso in prima persona, a tal punto che nel nuovo statuto di Roma Capitale, se non ci fosse stato lui, il principio di non discriminazione non ci sarebbe, quindi penso che il risultato che lui ha ottenuto in prima persona sia dovuto da 2 fattori che sono ben distinti e che lui è riuscito a unire veramente bene. Quelli che ho descritto sono i risultati che Radicali Roma ha ottenuto in quest'ultimo anno, ma non sono il lavoro che Radicali Roma ha fatto in quest'ultimo anno. Radicali Roma ha lavorato anche sulla trasparenza, sui Rom, sui rifiuti, sui servizi all'infanzia, sull'ATAC, su tantissimi, sul debito, su tantissimi temi sul quale abbiamo un bagaglio di conoscenze veramente ampissimo, ma che ancora non hanno dato i loro frutti, ancora non sono arrivati a una conclusione, e quindi abbiamo un bagaglio di proposte e di iniziative ancora non utilizzate che è veramente immenso ed è forse ancora più grande di quello che siamo riusciti ad ottenere, che è già veramente di proporzioni enormi. Ecco, io da quando sono bambino in ogni discorso di politica fatto, esatto,
di ogni discorso di politica fatto a casa mia, le parole regime e partitocrazia sono gli elementi fondanti di qualsiasi ragionamento. Io in questo momento vedo nel mondo radicale un momento molto difficile in cui le politiche radicali stanno un po' arrancando, stanno trovando difficoltà a trovare il proprio spazio e a riuscire a realizzare qualcosa di concreto. Ecco, considerato quello che abbiamo fatto, considerato il gruppo che si è venuto a formare, considerato che l'impegno soprattutto che ognuno di noi è riuscito a dare pur avendo impegni lavorativi spesso di tutt'altro genere, in tutt'altro ambito, ecco, a me sembra che a Roma abbiamo trovato la sinergia giusta per riuscire a fare da antidoto alla partitocrazia e alla disinformazione spesso pilotata d'arte proprio per annichilire tutte le proposte politiche serie che vengono fatte da chiunque per sostituirle a propaganda spesso violenta e sicuramente dannosa e priva di contenuti. Ecco quindi che questa capacità che siamo riusciti ad esprimere in quest'anno, secondo me, deve esprimersi ancora e ritrovare il suo ruolo nella campagna referendaria che ci si prospetta. Penso che dovremo avere un ruolo fondamentale in questa campagna referendaria perché è veramente l'unica alternativa radicale che si presenta in questo momento, è l'unica iniziativa che potrebbe ridare alle politiche radicali il loro luogo e la forza per permettere alle persone di esprimere quelle che sono le loro idee. E quindi il veder nascere dal congresso dei radicali italiani, dai comitati che ho potuto seguire, anche se non ne faccio parte, vengo sempre se posso, ho visto nascere questa iniziativa in maniera collettiva, in maniera comune, e quindi questo sentimento di collettività che si sta riprendendo un po' di spazi anche nel mondo radicale al di fuori della nostra associazione, penso che vada sostenuto e premiato con tutto il nostro impegno, con l'impegno di persone che da 2 anni non si fermano un attimo e hanno fatto tavole di raccolta firme veramente senza mai smettere. Ecco che dobbiamo ritrovare le forze per dare di nuovo tutte le nostre capacità per una campagna nuova che è solamente all'inizio e che veramente per i prossimi 4 mesi ci terrà molto molto tesi. E concludo con una considerazione insomma del tutto personale. Da quando sono bambino, ovvero l'altro ieri, mio padre mi dice che radicale non si diventa, a un certo punto succede qualcosa che ti fa scoprire che eri radicale già da prima ma non l'avevi capito. Io ho sempre pensato che questa fosse un'enorme cazzata, dopodiché ho iniziato a frequentare Radicali Roma e ho iniziato a vedere come questo gruppo lavora da tempo, con successi o senza successi. Penso che il lavoro sia rimasto in continuità e i risultati che abbiamo ottenuto quest'anno siano solamente dal punto di vista per l'appunto di ritorno, ma non di lavoro che questa associazione ha fatto. E quindi mi ha fatto capire che essere radicali non vuol dire vedere i successi che si sono fatti e che si sono ottenuti 50 anni fa e ribadire quelle che sono i bisogni e le necessità che si vivevano negli anni 50, ma sono credere in un modo di fare le cose, credere in un metodo, credere in un obiettivo e nella necessità di mettere al centro del vivere democratico i diritti delle persone, che sono l'argomento più scomodo, l'argomento più difficile da trattare, ma che in realtà sono l'elemento fondante della democrazia in cui dovremmo vivere. Quindi grazie a Radicali Roma e grazie a voi. Grazie Leonardo, adesso Johnny. Buongiorno. Allora, io qualche mese fa quando ero bambino, a un comitato incontrai Tosoni e decisi
cazzo. Acquistai un libro molto breve che era Diario di un digiuno, che raccontava la campagna del 72 del Partito Radicale appena da poco nato sull'abolizione della leva militare, che poi si è concretizzata molti anni dopo, che però insomma ha visto lì il nascere della questione. E vedevo come, paragonandola alla situazione attuale dei radicali di quel periodo, di qualche mese fa, trovavo in quelle pagine una vitalità, una vivacità e una vera ragionevole sregolazione dei sensi che aveva animato e anima ancora questo movimento e che appunto da fuori dalle istituzioni riuscì a imporre all'opinione pubblica un tema fondamentale che era appunto della libertà dell'individuo dall'obbligo di servire sotto le armi il proprio paese. E il parallelo è un po' azzardato, ma non troppo, perché quello stesso spirito io mi sono trovato a rivederlo nel nostro operato di due anni, insomma nell'ultimo anno da quando ci sono io, ma da più anni degli altri compagni, che ha visto caos funzionale in un modo o nell'altro, che partito, per quanto mi riguarda, da Teniamo Famiglia, e si è amplificato il caos soprattutto in Roma si muove, e che poi appunto invece con la campagna elettorale ha trovato una concretizzazione importante e soprattutto vittoriosa, perché comunque eleggere due radicali nelle istituzioni a Roma è stata una cosa molto, oggettivamente una cosa molto importante. Soprattutto perché siamo riusciti a riempire un vuoto politico che il resto del movimento radicale non aveva pensato di colmare, ovvero presentarsi alle elezioni a Roma, elezioni amministrative romane, dove tra l'altro nacque la prima presentazione elettorale radicale negli anni 60. Quindi credo che insomma, l'associazione abbia lavorato più che bene e abbia saputo dare anche un indirizzo politico nei comitati radicali italiani maturo, costruttivo, seppure da alcune parti del movimento radicale venivano atteggiamenti invece un po' più di tenere tutto chiuso a Torre Argentina. Invece noi abbiamo saputo criticare costruttivamente questo modo di agire e il fatto che si sia arrivati a dei referendum nazionali, secondo me è legato, strettamente legato al fatto che poi siamo riusciti a concretizzare e a far reggere Riccardo e Davide, nel senso che entrambe le iniziative sono appunto animate dallo spirito di fondo di voler intanto far proseguire ovviamente la storia radicale, perché siamo consci di essere l'unico movimento politico che è politico, che non è un cartello elettorale, che non è un'onda di rivolta fine a se stessa, ma ha più contenuti di tutti e soprattutto oggi dove nessuno più ha contenuti, dovrebbe essere un collettore intorno a cui si dovrebbero aggregare più anime, che invece per il contesto democratico e culturale in cui si trova l'Italia adesso non avviene. E il fatto che con i temi Roma si muove abbiamo anticipato i temi fondamentali su cui si sono scontrati o insomma hanno dibattuto alcuni candidati già nella fase preelettorale del centrodestra e del centrosinistra, che ricalcavano, ma anche Marchini e Medici, io ho sentito un loro dibattito e sembrava una rappresentazione di Roma si muove, cioè erano assolutamente gli stessi temi. Marino dice di voler pedonalizzare Foro Imperiale entro i primi 100 giorni, quindi insomma noi sostanzialmente avendo azzeccato i temi, avendo colto i temi giusti e dando le soluzioni secondo noi, dando le soluzioni che noi riteniamo migliori, io penso che siamo oggettivamente entrati nella logica di
non ne sono mai, i radicali non ne sono mai usciti da questa logica, dalla logica di una forza di governo responsabile, perché appunto individuare è un problema e dare una risposta, e quando questo problema e questa risposta vengono fatte proprie da, per ora solo a parole, dalla maggior parte dei cittadini romani con le firme e dagli altri esponenti con la loro pronuncia a favore, beh, vuol dire che insomma siamo riusciti a continuare quella storia che vede nei radicali gli acceleratori che accelerano alcuni processi che poi si concretizzano nella società e che portano poi a sedimentare nell'inconscio collettivo determinati punti su cui invece bisogna battere per concretizzare, no? Per esempio più nei manifesti abusivi è stato, insomma, ormai appunto sono quasi spariti da Roma le coppie di fatto, il trasporto sostenibile, le piste ciclabili e altri. E, in merito a quello che al nuovo profilo politico che la Radicale Roma dovrebbe avere, questo è. Non è facile da ridefinire secondo me, perché intanto io non ho gli strumenti politici in quanto sono le primissime esperienze, quindi insomma è difficile per me prospettare un nuovo profilo per la Radicale Roma, ma credo che io mi sono dato questa risposta, cioè che noi dobbiamo adesso ovviamente sostenere Riccardo e fare noi stessi un salto di qualità, nel senso che bene o male ci occuperemo in modo diverso di temi che abbiamo affrontato quando non avevamo nessun rappresentante nelle istituzioni, quindi anche un salto di qualità tecnico nel dover elaborare proposte e nel saper anche conoscere e leggere i documenti del Consiglio Comunale. E, per esempio sulla trasparenza io la vedo come la trasparenza si può diventare, secondo me la trasparenza è un bene comune, al di là della retorica patetica degli ultimi anni sui beni comuni in questo paese, penso che la trasparenza sia uno dei più importanti, forse il principale bene comune che i cittadini devono riuscire a ottenere, cioè quindi uno strumento, e mi verrebbe da proporre così. Riccardo ricordava la manovrina d'Alba, ecco, per esempio stanziare quei fondi per istituire una fondazione del Comune di Roma che si occupi dell'estrapolare i dati dal tessuto sociale, rielaborarli e metterli a disposizione delle istituzioni stesse, insieme alla regione magari, e del tessuto produttivo, per esempio sulla questione Smart City, tutti si riempiono la bocca, ma Smart City, se non c'hai uno studio approfondito e preciso e circostanziato dei flussi di energetici, sociali, di dati, non si fa, non è che è semplicemente rendere tecnologia la città, no, ci deve avere un fondamento scientifico. Per cui appunto questa è una proposta che mi viene in mente per far diventare appunto la trasparenza un bene comune che non può passare per un ufficio amministrativo burocratico, ma deve passare se non per un assessorato, almeno da una commissione che sia una commissione per la trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione, sarebbe già qualcosa, ma effettivamente vederla fuori da un assessorato la trasparenza vede molto molto ridotta la sua portata. Tra l'altro in questi giorni la Fondazione Open Policy, che è quella che si occupa maggiormente di Open Data e Open Government, ha annunciato l'uscita a breve di un software che si chiama Open Bilancio, cosa che casca a pennello perché a breve questo software sarà pronto e a breve noi dovremo, insomma, il Consiglio Comunale discuterà il bilancio. Quindi insomma possiamo contattarli e vedere di dare uno strumento nuovo a Roma. E, tornando un po' sulla parte politica del movimento radicale, credo che appunto noi abbiamo tenuto
bene le nostre proposte. Siamo appunto con la candidatura di Riccardo, con Roma si muove, con la messa in campo del referendum nazionale, che ci hanno visto i protagonisti in comitato e in congresso. Abbiamo un po' spezzato quel circolo vizioso autoassolutorio per cui meno siamo meglio è, perché vuol dire meno voti prendiamo, perché vuol dire che abbiamo ragione, e quindi se ci volevano rendere velletari e autoassolutori con questa, con l'alibi del regime e della partitocrazia, penso che il regime e la partitocrazia vadano affrontati a viso aperto, come Riccardo l'ha fatto, non cambiando di una virgola l'analisi sullo stato della democrazia in Italia. E soprattutto noi abbiamo dimostrato che, partendo da quell'analisi, le battaglie si possono fare, si possono vincere, e si può innescare invece un circolo vizioso opposto, cioè che questo posto diventi una sorgente di temi, questioni e battaglie che poi si diffondono nella società. E soprattutto oggi, dove a destra e soprattutto a sinistra c'è una tabula rasa di contenuti, noi potremo sfruttare i referendum che abbiamo noi, e soprattutto i referendum giustizia giusta, di cui io non condivido in pieno il merito e faccio un po' di fatica invece a condividere il metodo, ma noi insomma, credo dobbiamo superare questa divergenza di opinioni su come sono stati decisi questi referendum, e farsi diventare a sinistra il garantismo che da troppi anni ormai nei movimenti di sinistra è sparito, e che per esempio si è conclamato nel caso del consigliere Azzetta, Tarzan, no? Che probabilmente verrà escluso dal consiglio comunale. Ecco, quindi penso che noi dovremmo far fruttare anche questa campagna referendaria. Mi soffermo molto sui referendum giustizia giusta, perché io ho sofferto molto ho sempre fatto molta fatica di identificarmi in questa sinistra che c'è negli ultimi 20 anni in Italia, perché ho sempre pensato che se non si è garantisti non si può essere di sinistra, e che quindi la sfida iniziale di Marco Pannella di spingere la sinistra su un fronte più liberale e libertario sia doveroso continuare a portare avanti, non perché noi non rivendichiamo anche battaglie che invece possono essere viste più di centrodestra, cosa che non credo, però qualcuno può vederla così, però magari gli elettori del centrodestra, probabilmente potrebbero, molti elettori del centrodestra, magari un po' più del voto di opinione, potrebbero tornare a vedersi rappresentati da una componente garantista, laica e liberale di sinistra, e quindi potremmo dare un valore aggiunto non indifferente a quello che si dovrà prima o poi diciamo strutturare a sinistra, perché al momento non c'è quasi, ci sono soltanto macerie e la miseria umana di tanti politici. E, e quindi niente, credo che noi dobbiamo continuare in quella che Alessandro piace chiamare guerriglia urbana non violenta, perché è quella che ci riesce meglio, è quella che ci porta ai frutti maggiori, e che senz'altro continuerà a darci frutti se continuiamo a impegnarci sui tavoli per strada, a contattare tutti gli esponenti politici e di movimenti, associazioni e i cittadini che ci gravitano intorno, e che non dobbiamo vedere come persone che non avendo il know-how radicale non possono, la spocchia, non possono avvicinarsi, ma anzi dobbiamo anche fare frutto delle loro istanze per arricchire la nostra vita politica. Grazie. L'eroe della giornata, Stefano Vitelli. Io non parlo più. No, no, non reclamo niente. Allora, i miei amici che hanno votato Riccardo, spero che l'abbiano fatto, non reclamano niente, però sono fiduciosi della campagna elettorale che è stata portata avanti da Riccardo, perché ero tramite suo
attraverso me pubblicizzavo quello che erano le battaglie di Riccardo nei momenti più cruciali, il discorso che non poteva entrare più in Campidoglio, che erano state fatte delle denunce, l'amianto all'Euro. Ah, dopo queste varie cose che si sono viste sul terreno, le battaglie fatte, non vinte, ma che hanno trovato una soluzione giusta, e noi dell'amministrazione pubblica, parlo per quelli che si lamentano, quelli che sono contenti, contenti loro, contenti tutti, hanno dei benefici se sono contenti. Purtroppo con questa amministrazione, e so che è registrato, se non ho avuto paura fino adesso non l'avrò più, insomma, con questa amministrazione noi dipendenti non abbiamo potuto mai denunciare gli abusi o le cose che non funzionavano, perché erano stati messi dai vertici dirigenti pubblici senza essere vincitori di concorso, ma degli incaricati ad interim, fino a che durava il sindaco. Hai questo dirigente, hai questo direttore, hai questo settimo livello, hai questo capo dipartimento. È brutto dirlo, ma io da poco mi sono trasferito proprio per l'incompatibilità dei dirigenti che avevamo, anche se sono un sesto livello, e quindi è la parte ultima. Oramai il comune non ha più livelli inferiori, l'operaiato non esiste più, è stato proprio eliminato, è tutto in appalto. Quindi quello che era il quinto, il quarto, il terzo livello non c'è più nell'amministrazione, ma è dato tutto in appalto o per bandi di concorso all'asta. Chi fa un'asta minore vince l'appalto senza sapere qual è il grado di facoltà di la persona che viene a lavorare per te. Ah, tanti esempi, l'AMA ha dato in appalto tante cose, specialmente ad Ostia. E quindi sono ditte, associazioni o cooperative che lavorano in sinergia con l'AMA, perché l'AMA non ha più di quello non ha potuto assumere. Quindi la colpa ricade sull'AMA, l'AMA subappalta perché non ha personale sufficiente per fare quel lavoro. Così siamo ad Acilia, io denuncio questo perché un minimo ogni 3 mesi tramite persone che conosco devo denunciare all'AMA, prima con le mail, poi con la telefonata numero verde, dei cassonetti che vengono spostati periodicamente, cioè la persona che ha 70-80 anni non trova più il cassonetto dove era un mese fa, viene spostato perché c'è questa politica, girare il cassonetto secondo come viene richiesto, quel cassonetto viene spostato 10 volte in un anno, fa un giro del quartiere, io non lo trovo più per 2 mesi dove era 1 chilometro da me, ma lo trovo a 2 chilometri, ma la persona da 80 anni 2 chilometri non ce la fa. Siccome sto dietro a queste cose per le diverse problematiche, poi quella cosa che non si sa a livello cittadino, che purtroppo a Chiesa abbiamo il sistema medico interno, che abbiamo dei controlli medici annuali o semestrali, da un po' di tempo stiamo notando che ci sono dei decessi all'interno delle amministrazioni di persone più o meno giovani, e questo non viene denunciato da questa amministrazione uscente. E io vi posso non dire i nomi, ma dei casi che o stanno in cura presso oncologi, e questa paura l'abbiamo anche noi dove lavoro io, perché adesso io e Riccardo, quando potrò, tramite il Dipartimento di Sicurezza all'interno del mio dipartimento, dove lavoro adesso da qualche mese, è stato denunciato nel 2009 alla ASL una presenza di amianto. La ASL ha denunciato il responsabile dei dipendenti della sicurezza perché erano loro a non aver contrastato questa amianto. Ma l'amianto lì c'è da quando è stato costruito l'edificio. La proprietà è degli Armellini. Noi siamo in un condominio di 9 piani, di cui 2 occupati dall'Università Roma 3, 2 occupati, 1 occupato dalla Affissione Pubblicità SPA, 2 piani occupati da Equaroma e 5 piani occupati da tributi e contravvenzioni dell'amministrazione pubblica. Quindi lì ogni settimana arrivano 1000 persone che sono a contatto di questo amianto presente nelle pareti, nei pavimenti, perché quel palazzo è stato costruito negli anni 90 e il primo affitto è stato costituito da Rutelli, sono denunce bruttissime, me ne prendo tutta la responsabilità. Queste sono cose che sono venuto a sapere
lavorando là dentro, e siccome faccio parte della sicurezza, voglio che queste cose finiscano, non che il dipendente pubblico sia una cavia e non è solo il nostro palazzo, chiamiamo dipartimento, ufficio del dipartimento entrate e ufficio economico, dove ci sono tutte le entrate dell'amministrazione, ma anche a circolazione Ostiense ci sono stati dei casi più elevati che da noi. Addirittura siamo arrivati a 20 persone con malattie oncologiche, perché lì prima c'era al 191 la vecchia manifattura dei tabacchi inglese che il comune ha acquisito nel 2006 senza pagare niente. Lì non sono stati fatti i lavori ad adeguamento, non è stato levato l'amianto, c'è addirittura il nucleo di GIT, polizia interna al traffico della polizia municipale, e quelle persone corrono dei grossi rischi. E di me, alcuni mesi fa, di un nostro collega che ha un problema oncologico cerebrale e sembra sia dovuto dalle metastasi, ma le metastasi non arrivano all'improvviso. C'è stato un qualche coinvolgimento dagli uffici in cui lui andava o era più presente questo amianto. Quindi cercare, e non è uno, sono questi due stabili che hanno più problemi. Poi la seconda annuncia fra i miei colleghi è gli affitti esosi che ha pagato questa amministrazione per gli uffici in cui sono, per gli stabili in cui sono uffici pubblici, in cui siamo noi, e l'amministrazione paga degli affitti strepitosi. Addirittura noi abbiamo un archivio sulla Portuense in affitto di tutto il dipartimento, immaginate le carte che sono lì, e in affitto è sia la scaffalatura che le plafoniere. Questa amministrazione ha preso tutto in affitto, tutto. Una società di traslochi, perché non riusciamo noi come ufficio a portare tutti i giorni la massa di carte che arrivano dalle contravvenzioni e dai tributi, che sono migliaia al giorno, ancora tutto sul cartaceo, con tutto quella che la modificazione con internet, con i file, tutto quello che volete, perché la carta ha un costo. Io vi dico solamente che in un mese l'ufficio contravvenzioni consuma 3.000 lisme di carta, in un mese, cioè si consuma 100 lisme al giorno. Quanto costa questa carta all'amministrazione solo al dipartimento nostro? Cioè, ci sono dei costi elevati di cancelleria. Io sono in un comandato dipartimentale, stiamo facendo il rendiconto del 2011, perché siamo indietro con il rendiconto, e siamo a dei prezzi esorbitanti che la città non riesce a sostenere, perché i contributi che danno i cittadini romani non riescono a sostenere quel dipartimento che ha anche delle entrate, perché le contravvenzioni di tributi sono delle entrate, ma sono più le uscite che le entrate, perché immaginate 25.000 dipendenti in tutti i dipartimenti e i municipi di Roma non bastano a sostenere l'enorme lavoro che c'è da fare per l'amministrazione. E questa amministrazione uscente siamo contenti che ha assunto delle persone, però a tempo determinato. Infatti stanno crollando tutti gli appalti nei dipartimenti e si sta arrestando il lavoro, perché noi avevamo la Capgemini, che è una società che ci aiutava con internet, e il 3 giugno è scaduto l'appalto, quindi internet va e non va. E per dirvi un'altra, avevamo una ditta che ci aiutava nel lavoro di consegna del materiale dell'economato, perché noi siamo 6 persone, immaginate se io devo andare a dare 3.000 lisme in un giorno, non mi basta un giorno. Avevamo 40-50 dipendenti in una società presa a tempo determinato fino a che scadeva il sindaco, è scaduto il sindaco, stanno cadendo tutti questi appalti, quindi si fermerà la macchina di distribuzione del comune, purtroppo, perché se il nuovo sindaco non rifornisce questi appalti, o deve assumere nuova gente o noi andiamo a rilento in tutti i punti, in tutti i posti. Poi io posso denunciare il discorso che questo sindaco, perché l'amministrazione non è, i cittadini non sono i dirigenti, questo sindaco è il sindaco che ha dato più appalti da quando io sono entrato al comune.
sì, io nel mio vecchio dipartimento, da quando c'è Alemanno, sono stati sostituiti i capi dipartimento dall'esterno, pagati dai contribuenti, ma che non avevano la qualifica come dipartimento ambientale, perché c'è stato un ingegnere, c'è stato un politico e adesso c'è un ex prefetto. Allora, come fa? Come direttore del servizio dei giardini è un ingegnere ambientale che stava a Lama, non si sa perché da 2 anni è stato spostato lì, e noi possiamo vedere che a Roma l'ambiente e il verde è in completo abbandono, perché un prefetto, e lo denuncio apertamente, 2 assessori che sono stati messi, uno di Lillo denunciato per cose vergognose, per usare l'arancera per feste private, questa è un'altra denuncia che faccio, che l'amministrazione prende dai 5.000 ai 7.000 euro al giorno per affittare questa arancera del 900. Poi tutti gli italiani e gli europei ambiscono a questo affitto, perché è l'unica in Europa. Quella è stata creata nel 900 per mettere le piante esotiche nell'arancera, che erano un fulcro mondiale dell'amministrazione pubblica, come le azalee e come la rosetta di Roma, erano delle perle del servizio giardini, così venivano chiamate, delle perle che questa amministrazione ha sfruttato all'ennesima potenza per arricchirsi, e purtroppo non è solo questa la mina vacante. La mina vacante che voglio dire a Riccardo è che io ero responsabile da 2 anni del parco macchine della Pineta di Ostia, di Castelfusano, con 56 mezzi, di cui 2 soli funzionavano, e si pagava il bollo e l'assicurazione alle assicurazioni di Roma. Anche i 4 mezzi andati a fuoco con l'incendio del 2000, veniva pagata l'assicurazione perché non si faceva la rottamazione. Allora, queste sono le cose da denunciare, che il marino deve levare il parco macchine vecchie dal comune di Roma. Allora, noi sappiamo che ci sono i motorini comprati elettrici dal 2009 nei municipi per la polizia municipale, a via Tiburtina 10 motorini elettrici inutilizzati dal 2009. Per ogni municipio significa c'è 1900 motorini elettrici non utilizzati. Poi parliamo delle biciclette elettriche per i vigili, perché se no non riescono ad andare in centro e non si sa se ci sono, la cittadinanza non lo sa. Lo scandalo delle motoslitte che voleva comprare le mani a febbraio perché doveva arrivare la neve. Lo scandalo dell'elicottero per la polizia municipale, che la Corte dei Conti ha bloccato l'acquisto e è arrivata a noi perché non c'erano quei fondi per comprare questo elicottero. Allora, parliamo degli appalti che ha dato questo sindaco per avere in cambio, e si parla di questo da mesi, favori dalle imprese, dalle istituzioni, non per ultimo da noi, lo sapete, ci sono stati degli arresti perché non venivano fatte pagare delle multe, e uno dei più grossi evasori è questo benedetto Bernabei, che è il più grande fornitore di bevande di Roma e si trova vicino ai mercati generali. Questa è la denuncia comparsa su tutti i giornali, quindi non dico una cosa nuova. Stefano, ti ringrazio, sei molto preciso, ti devo chiedere di finire in 3 minuti. Finisco. Dai, finisco. Altro, fa interrogazioni. No, allora, l'ultima cosa che chiedono questi piccoli agricoltori, che sono 6, che conosco da quando io l'ho conosciuto con il censimento regionale dell'agricoltura del 2010 che ho fatto con la regione, e chiedono l'avvio di altri farmer market, che ce ne sono solo 2 a Roma, che è il mercato biologico, che non è riconosciuto ancora a Roma così a livelli standard. Purtroppo è stato chiuso quel mercato, non si sa per quale motivazione, sono stati mandati al mercato della Carbatella, che da 5 anni non funzionava perché la ditta che lo doveva, come si dice, rimettere a posto, ha fatto le sedi più piccole dei banchi normali, è stato rimesso a posto, è stato per dire quello qual è il problema dei mercati rionali.
che non ci sono le sedi per mercati coperti, perché quando si vengono fatti i lavori vincono ditte che sono incapaci per svolgere questi lavori, li fanno ma non c'è un controllo da parte dell'amministrazione. Ultima goccia del mare, l'ufficio agricoltura del Comune di Roma, che è molto importante, è stato creato da Rutelli ma ha funzionato male da quegli anni. Doveva controllare l'agricoltura a Roma e soprattutto le aziende agricole, che con questa amministrazione sono in passivo. Le aziende agricole sono cosa sono? Delle ex aziende del più istituto, cioè della Chiesa, sono state demolite perché non riuscivano più a mantenerle, al Comune nel 96. Vengono prodotti latteo-caseari e carne, ma viene messa la vendita a cooperative che vendono i loro prodotti, quindi inficia con questi prodotti, quando il Comune potrebbe avere dei suoi apparati per vendere questi prodotti o fornire gli ospedali, le scuole, e riavere indietro questi soldi che tu li vendi. A Italy c'è il latte della centrale, ma costa 2 euro al litro, chi se lo compra? 2 euro al litro, il latte delle aziende agricole del Comune di Roma costa più del latte normale. Infatti, è evidente, se tu metti dei prezzi così alti, perché lì è una zona in, quello ritorna tutto indietro, tu non prendere mai. A quello che so io, Rudy Riccardo, l'anno scorso l'azienda di Castello di Guida aveva 5 milioni di euro di debito. Quindi per risanare quel debito ci vorranno degli anni, ma se non si fanno delle politiche alternative, che non c'è solo sfruttamento e hai dei dipendenti che lavorano da dentro, ma non ci sono delle risorse, alla fine il Comune deve vedere l'amministrazione se vale la pena mantenere l'azienda, venderla, dismetterla o essere, come dicevo prima, le perle che sono nell'amministrazione. E concludo qui. Grazie. Evento prima della pausa pranzo, che insomma vedete già predisposta lì per merito delle mani di Stefano. E l'ultimo intervento prima di pranzo, appunto, Mina Guerbi, dopo riprendiamo il dibattito con Giuseppe Marziotti, e ci sono ancora, insomma, chi si vuole iscrivere per dopo pranzo, lo dica già a partire da adesso. Nel frattempo comincia il tempo disponibile per il deposito della mozione generale o delle mozioni generali e delle eventuali mozioni particolari, quindi da adesso fino al termine che vi dirò dopo la pausa pranzo, a seconda dell'andamento del dibattito, cominciamo a preparare i documenti. Prego Mina. Grazie mille e buongiorno a tutti. Stefano ci ha fatto vedere veramente i sorci verdi. Specialmente a Riccardo, penso. Vedo che. Dunque, abbiamo detto appunto di azioni politiche sul territorio nazionale e di tutti i radicali. Noi, come associazione Luca Coscioni, di cui sono co-presidente, lavoriamo veramente anche con Radicali Roma, e ringrazio proprio Riccardo e Radicali Roma di come ci aiutano, specialmente adesso per la raccolta firme sulla proposta di legge. Grazie mille veramente, e in particolare anche a Mario, grazie a Matteo, che è un coordinatore veramente molto molto bravo e riceve anche le lodi sul territorio nazionale, perché le persone dicono sempre che è molto gentile quando risponde. E quello vuol dire molto. Ecco, noi dell'associazione Coscioni avevamo già col Comune di Roma dei ricorsi. Non so ancora se è stato pagato la multa delle 5.000 euro per Fraticelli. Non so se ha già pagato. Noi paghiamo per il Comune, siamo sì, noi siamo creditori, io vorrei sapere. Allora dovremmo chiedere al sindaco nuovo un poco di eseguire questo pagamento da parte del Comune, in qualche maniera si arriverà, per non dover fare poi arrivare al penale, no? Sarebbe, sì, non ci piacerebbe.
Adesso con io paramento un'altra cosa, noi con José e con Viva la Vita Ondos, che lavora per i malati di sclerosi laterale amiotrofica, abbiamo dovuto prendere contatti con la regione per l'assegnazione degli assegni ai malati di SLA, perché non volevano dare a quelle persone malate che avevano già degli assistenti, ma non esaminare, cioè non con un non con quella qualifica di assistenti familiari, che però in Lazio non esistono corsi. Ora noi stiamo lavorando su questo e speriamo veramente che il Comune di Roma non faccia come, o la provincia di Roma Capitale non faccia come la provincia di Viterbo, dove non vogliono assegnare a queste persone l'assegno completo, vogliono dare solo una metà ai caregiver, ai familiari, ma i familiari tante volte sono persone anziane e non hanno la possibilità di assistere le persone e non hanno il denaro per pagare, continuare a pagare gli assistenti. Ora speriamo di arrivare a una soluzione, l'abbiamo comunque chiesto. Questo non è direttamente il Comune di Roma, però potrebbe succedere che poi anche lì ci saranno delle difficoltà da parte dell'assessorato, vedendo appunto la delibera della regione. Poi abbiamo i cosiddetti PEBA, l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ecco, lì veramente il Comune faremo insieme, ho letto anche una mail oggi di Vittorio Ceralini, che già da anni sta lavorando su questo, e anche al sindaco avevamo scritto già l'anno scorso, 2 anni fa, ma praticamente è stato tutto rimasto dentro un cassetto. E abbiamo lavorato anche su un ricorso su Piazza San Silvestro con i ciechi, perché sono state cambiate le guide dei ciechi, quelle abituali, sono state con altre guide, adesso non ricordo esattamente i nomi di quello nuovo, che sono appiccicate sul pavimento, tante volte si alzano pure e sono pure pericolosi. Sì, anche alla stazione Termini, quando mi capita, io chiamo la sicurezza e dico: guardate qui, se passa un cieco, inciampa. Adesso ho visto che l'hanno aggiustato meglio. Poi manca ancora, credo, il bagno pubblico a San Silvestro. C'era un bel bagno, purtroppo è stato sotterrato, hanno messo le piastre sopra, ed era accessibile per i disabili. Il sindaco aveva promesso, il sindaco uscente aveva promesso che avrebbe progettato un bagno nuovo, perché credo che proprio al centro di Roma, anche se delle persone, anche turisti, cercano un bagno, e poi specialmente disabili, a parte quello, ma proprio Roma non è proprio una città accogliente per disabilità, questo si deve purtroppo dire. E tutte le isole pedonali che ci sono, per esempio proprio sotto il Campidoglio, non hanno l'accesso per le carrozzine, quindi se uno volesse prendere un autobus non lo può prendere, o deve essere alzato di peso. Poi i PUF, quelli sono veramente delle cose tremende, perché ci sono dei palazzi, specialmente lì verso Prati, mi sembra, da quelle parti, ci sono addirittura palazzi che sono dovuti essere puntellati perché rischiavano di crollare. La stessa cosa verso intorno ai Re di Roma, specialmente via, e questo lo sa anche Davide Tutino, via Albalonga.
dove ci sono palazzine, dove ci sono le spaccature, al settimo piano c'è un signore che ha messo l'armadio davanti perché si trova dentro il sole, pensate un po', io avrei paura di abitare una casa simile. Quindi queste progettazioni anche per le, tutto quanto dovrebbe essere progettato in maniera che quando si fanno si rifanno manti stradali eccetera vengano inclusi anche l'eliminazione delle barriere architettoniche, non che si faccia oggi una cosa, domani si fa un'altra. E si debba di nuovo aprire per terra perché si devono fare delle condutture, eccetera. Quindi progettare già fin dal principio tutto bene. Sì, poi un'altra cosa, che io prendo moltissimo la metropolitana, negli autobus non succede, ma nelle metropolitane non c'è un giorno che non ci siano due o tre, anche di più, mendicanti. Io qualche volta do qualche cosa, però è una cosa umiliante per queste persone dover andare a chiedere. Io credo che tante volte vengono proprio mandati. È un racket. Quelli come ci vogliono di sotto. Avevo dello servizio alle 8 di mattina, devo sempre. Ecco. E poi quello che io non accetto che portino con sé bambini. Cioè o un bambino in braccio oppure un bambino che viene trascinato insieme, c'è una signora per esempio che suona e la bimba molto ben vestita che deve andare a chiedere poi l'elemosina. In questo non so come si potrebbe fare per che non succeda più. Sì, sui rifiuti. I rifiuti non so come si possa arrivare per esempio anche a pagare di meno, perché adesso dovrebbe aumentare pure il prezzo dei rifiuti, ma per arrivare di meno si potrebbe arrivare a cioè la quantità dei rifiuti non riciclabili che va pesata e secondo quello poi uno paga i rifiuti. Io ho una casa di 75 metri quadri, mio fratello, provincia di Bolzano, c'ha il doppio, lui paga la metà di quello che pago io. Quindi è sì, e poi, come diceva, non ricordo chi fosse, diceva sì, Leonardo, di trovare, anche tu lo avevi detto, di trovare delle soluzioni ancora prima sì, infatti. Poi dovrebbe essere arrivato al Comune di Roma anche una richiesta da parte di un sindaco di Racale che ha aperto insieme a noi all'associazione, alla cellula Cuscioni di Foggia, la cannabis terapeutica. Ecco. Ecco, perfetto, è perfetto. Noi li sosterremo naturalmente, siano questi allora, sia di qualcuno sicuramente ci sarà, anche della Cuscioni, e vorrei magari contattarli e fare veramente una cosa insieme. Ora, ci sono delle persone che conosco anch'io, che sicuramente in quel gruppo non ci sono, anche perché non vogliono figurare pubblicamente, perché lavorano nel sociale e come tali non dovrebbe essere pubblico di che cosa soffrono e che cosa assumono, logicamente. Ecco qua, sì, avevamo, sono in atto ricorsi contro le ferrovie, contro le poste, appunto per discriminazione dei disabili, e io spero che tutte queste cose noi possiamo aiutare anche qui Riccardo, aiutarlo e stare insieme a lui veramente con tanta tanta forza. Mi ha commosso moltissimo l'intervento di Leonardo, specialmente dei giovani, poi guardando tutta l'assemblea ho detto la nostra associazione Radicali Roma
tirate fuori me, fate la media delle tappe che sennò io me la alzo. Grazie. Grazie. Grazie Mina, ovviamente la più giovane di noi, praticamente con la sua semplicità e la sua immediatezza ha stilato il programma di governo di Roma, quindi grazie ancora. Adesso vedevo Veronica che si aggirava con la scatola delle offerte, chiedevo di non essere provveduto, credo che siete abbastanza motivati a fare un'offerta pranzo dal buffet di Stefano. Adesso, da adesso fino alle 15.